Il dodicesimo round della Master League ci riporta sul suolo italiano, quindi secondo Gran Premio di casa per la Ferrari. Ferrari che quest'anno è riuscita a vincere solamente con Marco Ganu e manca all'appello invece Luigi Di Leggio, vice campione dell'anno scorso della Master League, che ora è a quota 144 punti a pari merito insieme a G-Sport, quindi condividono il secondo posto in classifica, ma ancora secco di vittorie, e oggi potrebbe essere la volta buona per il pilota che è in forze alla scuderia del Cavallino Rampante. Siamo già nelle fasi di qualifiche con un sole che quasi ci abbaia, il pubblico ormai è già gremito sulle tribune, vediamo come si snodano i vari piloti. Adesso a livello della Roggia l'inquadrato proprio Marco Ganu, che è chiamato a fare meglio nel Gran Premio di casa, nel replicare quello che è stato un ottimo risultato in quel di Silverstone, che gli è valso il primo gradino del podio più alto della sua carriera all'interno della Master League. In questa live vi faremo da commentatori, vi porteremo attraverso quella che è la nostra voce nel vissuto di questa live, il sottoscritto Matteo Congiu, e sotto la collaborazione, sotto l'attento commento di Raffaele Hiroshi Lelli. Ciao Raffa. Buonasera Emme, buonasera anche a tutti alla chat, buona Master. E ritrovo anche alla direzione gara il buon Marco Luconi, dopo che ho saltato l'appuntamento scorso in Olanda, e in Belgio invece c'era il buon Andrea Badolato a tenere sott'occhio i nostri piloti. Ciao Mark. Ciao Matteo, bentornato, ciao Raffaele, buonasera a tutti e buona Master League. Proprio in questo istante viene mostrata in basso a destra quella classifica momentanea con Fabio a quota 155 e, come dicevamo, Di Legge e G-Sport a quota rispettivamente 144 punti. In questo caso Di Legge viene segnato in seconda posizione, ma se dovessero ovviamente finire a pari merito i due piloti al termine dei round disponibili in questa stagione, sarebbe G-Sport a spuntarla, in quanto ha più successi da vantare, due rispetto agli zero, come dicevamo, che ha adesso nel palmarès Luigi Di Legge. Nel frattempo si lancia Marco Ganu, si sono già avviati diversi piloti, tra cui Fabio Surname, Luca Bigno e Mike Mai, che in questo momento nella classifica vengono segnalati come nelle prime tre posizioni, ma ben sappiamo che non è così, in quanto non hanno ancora un tempo sul giro valido. Cartista viene segnato forse con un piccolo danno alla vettura, andiamo subito a disquisire se questo è presente. È in perfetta funzione la monoposto di Cartista, quindi anche nel suo giro di qualifica non dovrebbe avere problemi nel addomesticare la sua vettura. Ci addentriamo adesso all'interno di quello che è il secondo settore, ma già possiamo vedere qualche riferimento, e manca a dirlo, il miglior tempo con i migliori rispettivi settori l'ha messo a segno per il momento Fabio Il Surname. Manu Juve continua a rimarcare quelli che sono i tempi messi a segno da Fabio, sono abbastanza simili, anche se perde discretamente rispetto al miglior settore del pilota Alfa Romeo, che si è dimostrato ovviamente il più rapido in quel tratto della pista. Anche nel secondo tratto perde leggermente rispetto a Fabio, che solamente nel secondo settore guadagna circa 4 decimi. Momentaneamente il riferimento è fissato su di un primo 18,6, unico pilota ad essere sceso sotto questo tipo di cifra, tutti gli altri sono sul 19 basso, 19,3, 19,6, 19,3 fatto stampare proprio in questo istante da Manuel Juve sul traguardo. Dunque il pilota Mercedes sale momentaneamente in terza posizione. Da sottolineare quello che è un ottimo rendimento di Luca Bignon in questa stagione, che alla sua prima apparizione riesce comunque a figurare sin praticamente dall'inizio della stagione nelle posizioni più alte. Abbiamo anche un paio di segnalazioni da fare circa i cambiamenti avvenuti in questa sera. Siamo sempre ben contenti di vedere la presenza ormai costante di Davide Trane in forze all'Alfa Tauri, altra scuderia che disputa un gran premio sul suolo del territorio di casa, anche se ovviamente per quanto riguarda la scuderia di Faenza il gran premio di appartenenza è ovviamente quello del gran premio dell'Emilia Romagna, del Made in Italy. Abbiamo poi anche un cambiamento da segnalare per quanto riguarda Alessio Fiorino, che fa da wildcard sostituendo Lele Salva, che non sarà più presente di qui fino al termine del campionato per un ritiro che abbiamo già commentato già a partire dal round del Belgio. Raffaele ci aveva detto un po' che per questioni personali purtroppo anche Lele Salva aveva abbandonato il campionato della Master League 2023-2024. Mentre arriva in seconda posizione proprio Alessio Fiorino, si mette a spareggiare il suo compagno di squadra in seconda casella, ha messo a segno in questo istante invece Giovi la miglior prestazione nel primo settore, quindi si pronuncia un ottimo giro quello per il Protas, che è momentaneamente segnalato in undicesima posizione, non ancora a carico un tempo valido, ma potrebbe ben presto salire al vertice di questa classifica. Non sale in prima posizione, si mette a due decimi quasi da Fabio Surname in seconda casella, mentre Luigi Di Legge è in quarta piazza. Sa di già visto il discorso con Fiori. L'audio. E dicevo, state già visto il discorso con Fiorino, che anche a Jeddah ha fatto la sua prima sostituzione per quest'anno in Master League, mentre il bravo lievitato fa segnare un primo 18 secondi 516 millesimi e si prende la momentanea leadership della classifica. Fiorino che anche lì si qualifica in seconda posizione, poi in gara sulla lunga vennero fuori qualche difficoltà.
Fiorino, ricordiamo che quest'anno sta disputando una lunghezza di gara al 50%, quindi si tratta di aggiungere in questo caso un altro 50% per andare a completare quello che è la distanza della Master, che ricordiamo è su quello che è il chilometraggio reale che i piloti vanno ad affrontare nella Formula 1, ovvero i 300 km più un giro, che in questo caso corrispondono, se non erro, a 53 tornate sul leggendario circuito di Monza, anche conosciuto come Tempio della Velocità. Arrivano anche le prime informazioni per quanto riguarda il giro di J-Sport, che va a far segnare un 26-1 nel primo settore e conclude complessivamente il giro in un primo 19.193, un tempo che per il momento lo fa addirittura stare, non credo di trovare più J-Sport, eccolo in settima posizione alle spalle di Luca Bigno e soprattutto anche alle spalle di Legge, che come lo era stato l'anno scorso anche quest'anno sarà un rivale per la lotta al titolo, che è entrata nel vivo. Non ci aspettavamo che si accendesse così quello che era la rivalità per il titolo iridato. All'inizio ci fu uno strapotere di Fabio Surname, che poi invece è stato progressivamente riacciuffato dai vari J-Sport e Luigi Legge, che adesso sono solamente a 11 punti di distanza dalla vetta. Da seguire anche il giro di Shumi Legend, arrivato adesso all'Alboreto, si mantiene tutta a destra per percorrere meno metri possibili e andare a far segnare il tempo che è valevole per la quarta posizione, proprio dietro il suo compagno di squadra, molto simile anche il crono. Dobbiamo dire però che Shumi ha potuto approfittare di uno stato della pista più evoluto e quindi più competitivo rispetto a quanto non avesse fatto Giovi, mentre dietro di sé arriva un'altra McLaren, credo che sia quella di Slam a questo punto, che potrebbe aver usufruito e sfruttato la scia nella fase di impostazione della prima variante. Parziali intriganti che potete ovviamente recuperare sul nostro sito www.formatrainingteam.com, essenzialmente tutti in 26 estremamente basso, 25 molto alto, ovviamente al T1 il tempo tutto sommato è quello, segno che già a livello di setup ci si è spinti su una... qui essenzialmente si viaggia estremamente scarichi, però il fare un discorso tra il 4-2 o addirittura 9-6, insomma quei pochi valori in più possono cambiare tanto per quanto riguarda la gara, lo viene evidenziato con questo discorso nel T2, dove cominciano ad esserci 2-3 decimi importanti di differenza. Il T3 ovviamente è soltanto la Scari, dove c'è bisogno di tanta fiducia in inserimento per cercare di posizionare nel migliore dei modi la vettura per il richiamo a destra e poi percorrere essenzialmente l'uscita, una leggera piega verso sinistra totalmente in pieno, e poi l'Alboreto, la parabolica, che poi è stata rinominata negli ultimi anni proprio al pilota, credo anche campione se non vado errato, italiano. Non sono informato, Raffaele, quindi non posso unirmi alla tua causa. Posso però dire che Fabio Surname si è rilanciato. No, a controllare al volo, sicuramente Cille già dalla chat ci starà informando. Si è rilanciato Fabio, primo settore in leggero ritardo rispetto al suo tempo, 34 millesimi al di sopra della prestazione precedente. Vedremo come evolverà il secondo riferimento, che avviene praticamente nella fase di ingresso della Scari, lui che ha bisogno di trovare tempo soprattutto per sbaragliare quella che è stata una pole position virtuale messa a segno da Drago Lievitato, ma anche nel secondo settore per Fabio Surname non ci sono cattive buone notizie, anzi tutt'altro, credo abbia addirittura abortito perché fa siglare un 29-2, quindi sicuramente non sarà contento con il giro che si stava realizzando e probabilmente andrà subito a rientrare senza andare a concludere questo tentativo, magari riuscendo anche a risparmiare un po' di più questa gomma soft che vanta praticamente solo mezzo giro spinto al massimo, e magari in gara sotto condizioni particolari potrebbe anche tornare utile questo tipo di gomma. Vediamo che dal meteo ci saranno delle sorprese nel corso del Gran Premio, quindi i piloti dovranno anche fare i conti con la strategia. Invece si rilancia, credo, questo è Alessio Frino, quindi che si lancia per il suo giro e parte dunque il secondo tentativo in questa sessione per il compagno di squadra di Fabio Surname. Era stato in seconda casella Alessio Frino nelle fasi iniziali di questa qualifica, poi mano a mano che sono scesi in pista tutti gli altri piloti è stato declassato fino alla quinta posizione, e lui insieme a Manuel Juve, Davide Trane e Mike Mais sono gli unici volti in pista, tutti gli altri sono ancora in box nella speranza di approfittare di non solo uno stato migliore della pista ma anche degli ultimi istanti di questa qualifica per andare a esprimere tutto il proprio potenziale. Ci si corregge rapidamente, ci andò vicino al Boreto nell'85 nel giocarselo, era ampiamente in battaglia, poi dall'Olanda nuovo motore con suoi aggiornamenti Ferrari che non funzionarono, continuò sul riscaldamento mondiale, quell'anno andò a Prost. Le solite tradizioni Ferrari non vengono mai smentite, soprattutto nella seconda parte di stagione. E intanto Manuel Juve si sta migliorando sia nel primo che nel secondo settore, il pilota Mercedes anche lui era riuscito a occupare le prime posizioni nelle prime fasi di questa qualifica, poi gradualmente è stato assorbito verso quelle che sono le retrovie
di questa classifica parziale. Vedremo dove riuscirà a salire. È rientrato ai box, intanto mi sembra il pilota Mercedes, quindi dovrebbe aver abortito, mentre Mick Mai, che adesso andrà a concludere il suo giro e andare a vedere quello che farà, mentre adesso Frino non si migliora e dunque va a chiudere con un ritardo sulla propria prestazione, non riesce a schierarsi da questa quinta casella. Dunque per lui per ora è buono il primo tentativo che gli ha consentito di occupare comunque quelle che sono le prime cinque piazze, che ovviamente confrontandosi con una griglia completa come quella della Master fanno sicuramente un ottimo onore al pilota che già corse in questa categoria negli anni precedenti. Credo proprio che anche l'anno scorso fosse parte della griglia e credo che anche due anni fa facesse parte del parco piloti, quindi un Alessio Frino che è nuovo ritrovarlo in questa stagione, non di consueto lo si ritrova, però è già abituato ad un certo tipo di atmosfera come quella della Master. Intanto Mick Mai credo che abbia concluso praticamente il suo giro, rimane in 14ª posizione mentre la Chicesco sta andando a far segnare il suo primo tentativo valido all'interno di questa qualifica. Ovviamente viene segnalato in 17ª posizione non avendo alcun tipo di prestazione a suo carico. Andiamo a vedere quello che sarà il suo risultato finale. Ha un buon tempo sia nel primo che nel secondo settore, 26.0 con 26.4 nel T2, in linea più o meno con quelli che sono i tempi fatti segnare proprio da Alessio Frino, quindi potrebbe salire in quella posizione di buon... annullare il giro, perdonami, è stato troppo sulla destra, è stato annullato il giro essenzialmente sul traguardo quasi, lì si cerca di stare a destra per fare quanti metri meno metri possibili e giro annullato, perché era in linea, non era un giro così male, malaccio diciamo. Comunque fa piacere ritrovare Cesco che dal Belgio, prima del Belgio, quindi l'ultima gara Ungheria dove anche lì aveva ben figurato, non lo vedevamo da un po' in pista, aveva lasciato l'Aston Martin al terzo pilota Lorenzo Tamorri. Intanto inquadrato Sdem, fresco vincitore nel Gran Premio di Spa, il decimo round di questa Master League, una vittoria che è arrivata poi nelle post gara con la penalizzazione di Shumi Legend su Haas, è riuscito a togliersi questo scoglio importante della prima vittoria in stagione. Vedremo se riuscirà a mettere a segno anche la pole position virtuale in questa qualifica. Non ce la fa, ma in quarta posizione alle spalle di Giovi, scavalca così proprio lo stesso Shumi Legend che gli aveva ceduto la vittoria in Belgio, ma non riesce a replicare quello che sono le solite prestazioni di Sdem, quello che è il suo grande talento nella fase di qualifica. Rimane per ora solamente in seconda fila e non avrà ovviamente più tempo per andare a far segnare un altro giro valido, quindi alla meglio Sdem partirà in quarta posizione. Intanto si è lanciato anche Zeta Pro Mauro insieme a Cartista e a Lucky Cesco per appunto rilanciarsi dopo quel suo tentativo. Tutti gli altri sono nel proprio giro d'uscita, fatta eccezione per Drago Lievitato. Drago Lievitato che vuole mantenere un altro treno di gomme per la gara, dunque si accontenta del suo primo e unico tentativo che per ora è sempre valevole per la pole position e attende le sue sorti, attende di vedere quello che faranno gli altri piloti. Zeta Pro Mauro può anche approfittare leggermente di una scia qui nel rettilineo che congiunge praticamente all'Esmo 2 fino alla variante Ascari, arriva adesso sulla seconda fotocellula che va a segnalare il suo rendimento all'interno del secondo tentativo in questa fase di qualifica per il pilota che ora è in forze all'Alpine. Si va a fermare il cronometro su di un 26,6 abbastanza alto, va in peggioramento rispetto alla sua precedente prestazione ma ancora 67 millesimi al di sotto del suo best lap fino ad ora, così come Cartista anche lui marginalmente al di sotto della propria migliore prestazione. Arriva sul traguardo Zeta Pro Mauro, sale in 7ª posizione, si migliora leggermente, arriva poi anche qui Cartista, sempre lui alla parabolica o al boreto come dir si voglia, si imbola poi verso il traguardo per schiodarsi da una 16ª posizione. Vediamo dove sale Cartista, 14esimo per lui all'esposizione della bandiera scacchi. Attendiamo poi l'arrivo di Legend che fa segnare il miglior tempo nel primo settore, 50 millesimi al di sotto con un 25.943 il riferimento fissato in quel tratto della pista. J-Sport invece si è involato verso l'Alboreto, il rendimento di J-Sport in questo giro è in linea più o meno con quello che è il tempo di Giovi in terza posizione. Vedremo come andrà ad affrontare il terzo settore, se riuscirà a guadagnare ulteriore tempo nei confronti del pilota Haas che al momento è segnalato in terza posizione. J-Sport sale solamente in sesta, guadagna una sola casella mentre c'è tanto fermento per quello che sarà il tempo di Shumi Legend che si migliora di un decimo rispetto al suo tempo migliore, dovrebbe migliorare ancora ulteriormente per togliere la pole position a Drago Lievitato. Ciò non avviene, soffia però la posizione a Giovi che dunque viene relegato in quarta casella. Attendiamo poi l'arrivo di Fabio il Surname, lui che potrebbe cambiare le sorti di questa qualifica insieme a Luca Vigno. Luca Vigno che non sembra però essere in uno dei suoi migliori giri, infatti arriva adesso sul traguardo, riesce a salire in sesta posizione ma ben lontano da quelle che sono le piazze che siamo soliti vederlo occupare, mentre Fabio il Surname decide di abortire nuovamente il suo giro, quindi non dà riferimenti ai suoi avversari, rimane in seconda
seconda posizione, arriva il suo compagno di squadra Alessio Frino per rimanere anche lui in ottava casella, mentre Zeta Pulmauro ha già concluso il suo giro con il tentativo precedente. Manuel Juve era forse uno degli ultimi piloti a dover transitare, nel suo ultimo tentativo riesce a, con un balzo di reni, a salire in decima posizione, mentre l'ultimo pilota a dover transitare sulla linea del traguardo è proprio la Red Bull di Flaminio, la Red Bull che è rimasta praticamente sguarnita dell'altro pilota, da solo a fare le veci del team di Milton Keynes. Vediamo poi quello che è il riferimento di Flaminio, che sembra a questo punto essere rientrato e rimane in quindicesima posizione con un primo 19.166. Alla fine ha avuto ragione lo stesso Drago Livitato, che rimanendo in box ed effettuando solamente un tentativo è riuscito a partire dalla pole position, e anche Fabio Zonnem può tutto sommato ritenersi soddisfatto, in quanto non completare due tentativi gli è comunque valso una partenza dalla prima fila al fianco del Drago Livitato, che insieme proprio allo stesso Fabio Zonnem è il pilota che ha riscosso più successi in questa stagione. Deve essere successo qualcosa, c'era tanto traffico, ovviamente Monza è un classico, tant'è che insomma dal 21 è stato imposto quindi il tempo limite per effettuare il proprio giro di lancio nella Formula 1 reale ovviamente, e deve essere successo qualcosa lì perché Fabio già era partito con un giro, era troppo vicino a altre vetture, lo avevamo intravisto dalla minimappa. Drago a questo punto, saggio nel rimanere ai box, ha completamente salvato un treno di gomme, mentre Fabio qualcosa per portarlo in temperatura, un 2% immagino su quella gomma lo accuserà. Davvero grandi le due as, gioco di scia immagino nel primo settore, poiché Giovi mi è parso di intravederlo in quella zona insieme a Sciumi. Dalla chat abbiamo letto anche che insomma lo vedete anche in sovrimpressione in questo momento grazie allo split screen, abbiamo letto di curiosità a livello aerodinamico in casa Haas, quindi ottima prestazione. Comunque terza e quarta monopolizzano la seconda fila. Buono ritrovare Luca Biggio in qualifica, già un po' più avanti, l'ultima volta che lo ricordo insomma tra i nomi più rapidi nella sessione di qualificazione mi pare in Belgio, poi non è finita bene già alle combe per lui nel corso del primo giro. Gran bella qualifica anche sottolineata da parte di Ruggio dalla chat, buonasera carissimo militante in Prem League. 17 piloti in un secondo, è un classico di Monza, forse ci si poteva aspettare anche qualcosa di meno ovviamente per le doti per quanto riguarda Monza, insomma tende comunque ad avvicinare ancora di più le prestazioni nonostante quelle 11 curve vadano affrontate ovviamente millimetricamente, in particolar modo l'Ascari, dove Ascari e l'Esmo 2 dove si tende a dover ottimizzare per fare la migliore prestazione. Rimane tanto, tanto rimorso per Cesco per quel suo tentativo che sarebbe potuto valergli veramente un posto in zone di alta classifica. Vedremo se riuscirà a vantare questo passo gara anche durante quelle che sarà l'estensione di questi 53 giri. Devo dire che mi aspettavo forse qualcosina in più da qualche pilota, mi aspettavo qualche zampata che togliesse, privasse Drago Livitato della pole position virtuale e che poi dunque riuscisse a partirgli davanti, invece così non è stato. Si dimostra ancora una volta molto saggio il pilota Mercedes, non ho seguito personalmente l'appuntamento di Zandvoort, ho visto però il confronto tra il giro di Fabio Travaglioli, dunque Fabio Zonnem, e Drago Livitato, che divideva le due prestazioni praticamente di pochissimi millesimi, ma credo che anche in quella circostanza Drago Livitato avesse fatto un solo giro, non correggimi se sbaglio Raffa, ma quanto avessi visto sembrava aver adottato una tattica simile. Simile, se non vado errato l'ultima prestazione è andato poi a migliorare il suo tempo, ma già con il tentativo, il penultimo, si era guadagnato la pole position. Ecco, sembra lo stint centrale, quello dove magari sapendo che ha un ultimo colpo per prendersi, per chiudere magari un giro eventualmente più pulito, magari il secondo tentativo è quello dove riesce a prendersi più rischi e, insomma, anche se poi il giro viene tagliato, se ha un'altra occasione per rimediare, diciamo. Tanto conciliabile strategico lo stiamo vedendo con Flaminio e Sciumi, è abbastanza interessante quella strategia per quanto riguarda insomma se la pista rimane asciutta, in realtà è abbastanza monotona, gialla hard gialla, nulla di troppo empatico, mentre il discorso del finale che è previsto che arrivi della pioggia, una lobby molto simile a quella di ieri ma con un'entrata della pioggia meno devastante rispetto alla tempesta che hanno affrontato quella della Pro League, è proprio previsto ciò, quindi è intrigante perché l'approccio è arrivata ma con due safety car, una virtual, ed è entrata più o meno a una quindicina di giri alla fine. Considerando che con la safety car si gira in due minuti, c'è la possibilità insomma di affrontare due o tre giri con la possibilità di andare su gomma intermedia.
però la pista è molto breve, quindi c'è anche magari l'occasione per qualche pilota di prendersi un azzardo, di non fermarsi a montare l'intermedia, ma una safety potrebbe anticipare ancora di più questa entrata della pioggia. Il meteo è approssimativo, quindi per quanto sappiamo potrebbe piovere magari anche tra tre quarti d'ora, quindi è curioso, insomma sarà intrigante anche questo GP a livello strategico. Tra l'altro, parlando di strategie, solo due piloti scelgono di montare la gomma a spalla gialla, parliamo proprio di Davide Trane e Mike Mai. Tutto il resto della griglia invece monta la gomma hard, che garantisce ovviamente una longevità maggiore dello pneumatico e quindi di poter allungare lo stint. Praticamente una strategia uniformata e dunque i piloti si daranno battaglia in pista. Andiamo però con la lettura della griglia, partendo dal fondo con la 17esima posizione di Mike Mai, con un primo 19 e 6 e la sua Aston Martin partiranno in fondo alla griglia. Andiamo poi a quella che è l'ottava fila con Cartista, accompagnato da Flaminio, che non è riuscito a migliorarsi nell'ultimo tentativo. Saliamo con Marco Ganu e Di Legge, la coppiata Ferrari che rimane solamente in 14esima e 13esima posizione. Ci sarà un gran lavoro da fare per Luigi Di Legge. Poi saliamo in sesta fila con Z Pro Mauro e Unlucky Cesco, che alla fine riesce a trovare l'accesso almeno vicino alla top 10. Manu Juve invece, insieme a Davide Trane, riescono a centrare l'ingresso nelle prime 10 posizioni. Buona la prestazione di Alessio Frino in ottava casella, CJ Sport solamente settimo, conferma la sua difficoltà quest'anno in qualifica. Luca Bigno torna a figurare nei primi nomi a livello di tempi sul giro nella fase di qualifica, accompagnato poi da uno SDM forse un po' anonimo quest'oggi, mentre grandissimo lavoro, come diceva Raffaele, da parte del duo Haas, rispettivamente quarto e terzo per Giovi e Shumi Legend. Lì davanti ci sono sempre loro due, Fabio Travaglioli, detto Fabio Surname, e Drago Lievitato, che si spartiranno la prima fila con la pole position, l'ennesima pole position del pilota Mercedes, che quest'anno ha raccolto molti successi. Ha dovuto dare forfait, alzare la bandiera bianca in due occasioni, per questo che in classifica paga del terreno rispetto a Fabio Di Legge e G-Sport, però si è sempre dimostrato molto competitivo in pista, facendo da vincitore anche al round inaugurale, quel di Albert Park in Australia. Qui intanto vengono fornite pure quelle che potrebbero essere strategie adottabili dai vari piloti, strategie che probabilmente si discostano leggermente quelle che ha in mente la maggior parte della griglia, in quanto hanno tutti optato forse per fare solo una sosta, ma più volte quest'anno abbiamo avuto delle sorprese, Raffaele, quindi anche oggi potremmo averne delle ulteriori, mentre arriva il Pullman sulla sua piazzola, così come è arrivato anche Fabio Travaglioli. Probabilmente si saranno guardati più volte questa stagione, si saranno osservati a lungo sulla griglia di partenza, date le circostanze in cui si sono sempre ritrovati. Arriva in questo istante anche la monoposto di Mike Mai, l'ultima di questa griglia, dunque i commissari possono sventolare la bandiera verde che decreterà prima l'accensione e poi lo spegnimento dei semafori per l'inizio di questo 12° round della Master League sul suolo italiano qui a Monza, in pole position con Drago Lievitato, accompagnato da Fabio Surname. Alla destra dei vostri teleschermi lo stesso pilota Mercedes che scatterà in questo istante davanti all'Alfa Romeo di Fabio Surname. Ottimo lo spunto da parte di Drago Lievitato, che viene però ansiliato adesso dalla scia che può prendere lo stesso Shumi Legend. Vediamo se si butterà all'interno anche Fabio Surname, che si difende invece dalle insidie del pilota Haas. È davanti Drago Lievitato, segue Fabio Surname, poi Shumi Legend. SDM sembrava essere riuscito a passare nei confronti di Giovi, infatti così, però nella lungo sembra avere una migliore trazione la Haas di Giovi, che può anche sfruttare la scia che gli viene offerta dai piloti davanti. Dunque un duello che si va avanti fino alla roggia, mentre dietro Luca Bigno fa da spettatore, avrà l'esterno qui Giovi e Clemente SDM lo lascia ripassare. Dunque nulla è cambiato nelle prime 5 posizioni, anzi si gira alla roggia, un disastro alla roggia, si girano tutti i piloti, SDM coinvolto, tantissimi danni. Credo sia arrivato lungo Stem, forse, insomma, un'analisi al volo, intanto safety car per i troppi detriti ovviamente, credo sia arrivato lungo Stem o sia stato toccato, e insomma una carambola, una volta che la prima vettura è andata di traverso è stato un disastro. Danni alle ali per Giovi, Luca Bigno, J-Sport, al fondo per Manuel Juve, Fiorino, Ganu, Cartista, danno all'ala anteriore anche per Stem e Davide Trane, dando al diffusore per Shumi Legend, che da terzo, insomma, deve essere venuto quindi nella zona tra la seconda e la terza posizione, tra la terza e la quarta posizione, questo contatto a catena, purtroppo. Una carneficina incredibile, che, e poi da come era stata impostata la roggia sembrava che ormai i pericoli fossero scampati, non mi era sembrato di vedere qualcosa di particolare, e invece poi cambiando inquadratura si è subito visto al cambiamento di posizioni riferite dalla grafica. Una dinamica sicuramente da chiarire, quella del tamponamento, come dicevi tu, Raffa, sembra un po' quella più accreditata, ma
non me l'aspettavo, devo dire. Sdem sembrava averle impostato bene, poi non avendo visto il proseguo non possiamo fornire ulteriori dettagli. Quello che possiamo dire però è che è un gran peccato, perché gran parte della griglia adesso sarà costretto a tornare box. Infatti vediamo già diversi piloti che hanno fatto rientro. Vi recupero l'immagine, è stata una Rakiri Ass. Giovi, per difendersi dall'attacco di Sdem alla roccia, è andato lungo in frenata, ha toccato Schumi che si è girato e ha innescato questa carambola. Quindi abbiamo prima elogiato quello che è stata una grande tattica dei piloti Ass in qualifica, purtroppo questa tattica li ha compromessi in gara. È un errore che qui a Monza, forse anche dove le scie si sentono di più, dove magari l'illusione di una velocità maggiore rispetto al solito può trarre l'inganno in alcuni piloti, potrebbe aver giocato a sfavore di Giovi, che si era recentemente difeso nei confronti di Sdem, proprio magari per riuscire, come dicevi tu, a difendersi ulteriormente da Sdem, non avendo visto che il pilota McLaren aveva già alzato il piede, ha deciso di staccare un po' più tardi, non calcolando la presenza di vetture davanti a sé. Alla fine coloro che avevano un danno all'anteriore di poco conto sono riusciti a ripararlo, mi riferisco proprio a G-Sport, Sdem, Giovi, Luca Bigno. Tutti gli altri invece che lamentano dei danni strutturali localizzati a livello del fondo del diffusore possono fare ben poco a livello delle proprie vetture. E mi viene da spendere due parole nei confronti di Marco Gano, che purtroppo quando si tratta di avere sfortuna poi il pilota che viene di solito coinvolto, per lui quest'anno i danni al fondo e alla posteriore sono praticamente infiniti, anche oggi risulta essere compromesso per quanto riguarda questo aspetto. Sì, e vedremo come sarà la ripartenza. Infatti chi è rimasto in pista con i danni, per carità, ce l'ha fatta ieri Kaiser, ma anticipando di molto le frenate, assolutamente, soprattutto all'Ascari, con un'ala posteriore totalmente demolita, non c'era rimasto più nulla, quindi anzi questi danni potrebbero aiutare anche a livello di velocità, certamente danno fastidio e è normale. E ne approfitto anche per la grafica marchiata con Master, Manuel Juve è stato ovviamente quello a guadagnare più posizioni, visto che partiva in decima, ne ha guadagnate 7 perché essenzialmente è passato tirando in dentro la pancia, evitando tutti i detriti alla roccia, ha guadagnato 7 caselle, così come Di Legge che dalla, in effetti, tredicesima, sottolineato questa pessima qualifica a parte di Luigi, e insomma l'aria parata con purtroppo questa sfortuna in casa Haas. Sì, la qualifica di Luigi è passata un po' in secondo piano, non so perché non ce ne siamo accorti, e poi nella tour della griglia veniva fuori tredicesimo, spalleggiato tra l'altro da Marco Gano in quattordicesima, quindi oggi in Ferrari qualcosa non ha funzionato nella parte di qualifica. Fortunato qui ad approfittare della carambola iniziale che lo rimette in sesta casella, ha comunque diversi piloti di davanti, considerando che comunque Alessio Fiorino e Manuel Juve hanno dei danni a loro carico, e deve risalire comunque parecchio terreno fino ad arrivare a Fabio Surname e Drago Livitato, che sono ovviamente i suoi piloti di riferimento, in quanto Fabio Surname è leader di classifica e Drago Livitato è un pilota che si è dimostrato altamente competitivo non solo nel corso di questa stagione, ma anche i ricordi passati del pilota oggi in forza della Mercedes, che ha abbandonato la sessione. Attenzione, un altro colpo di scena, Drago Livitato ha abbandonato la sessione, speriamo possa rientrare il prima possibile, speriamo che non sia stato nulla di irrisolvibile, perché questo è un vero e proprio colpo di scena. Fabio Surname ovviamente sarà entusiasta di questo, anche se ovviamente perché lo aiuta in ottica di classifica. Sappiamo benissimo che Fabio avrebbe preferito giocare diversamente questa gara insieme a Drago Livitato, avrebbe preferito eventualmente guadagnarsi sul campo la leadership virtuale di questo Gran Premio. Stiamo a vedere, perché abbiamo ancora almeno un giro sotto safety car, quindi potrebbe essere in tempo per rientrare nella lobby di Drago Livitato, ma se ciò non dovesse accadere, ecco che ci troveremmo di fronte ad uno scenario che va sempre di più nella direzione del pilota Alfa Romeo, che dopo un inizio tutto sommato in questo conservativo si è diffuso bene la Schumi Legend, potrebbe addirittura salire al comando di questa gara. Tanto il buon Raffo Idex, buonasera Raffo dalla chat, arriva e Simone non trova i 100 metri, questa è una nobile perla, una chicca d'oro, mentre il Drago tenta di rientrare, fortunato tra virgolette che il bot ha capito che aveva la hard e quindi non si è fermato ai box. Dicevo di Raffo, sì, questa è una perla alla Prime del 2019, quando un lunghissimo Sdem, no, su F1 2019, sì, mi pare. No, su F1 2018, perdonatemi, troppi anni si accavallano. Un lunghissimo Sdem in Messico travolse Buon Lopez alla seconda variante in quell'occasione. Bella partenza da parte Ricky Bizzo. Anche chi insomma evidenzia, come avevi detto in precedente, la sfortuna Bergano. Kaiser Matt invece evidenzia quanto non ci prenda a livello di scelte.
almeno su chi puntare o su cosa giocarsi. E Goliardia in chat dice, direi che la cicala e la formica questa sera, anche tante cicale in zona roccia, mentre che si riparte. Si riparte dunque, viene varata la consueta comunicazione da parte dell'elettrizione di gara. Lo start a questo punto verrà dato dal bot di Drago Lievitato, a meno che non sia rientrato in questo piccolo, è infatti rientrato, dunque fortunatamente, o smentiscimi se sbaglio Raffa, comunque lo vedo sì, in modalità solida, ok. Occhio in casa Mercedes, potrebbero giocarsi qualche carta, cioè essenzialmente Drago potrebbe avvisare Manuel su quando parte. Questa sarebbe ovviamente una scelta che andrebbe a spalleggiare le scelte di Drago Lievitato e sarebbe più che logico effettuare questo tipo di decisione mentre aspetta nel dare la ripartenza, anche qua deve essere in grado di sorprendere quanto più Fabio Sonnemi rispetto all'altro Gran Premio, in quanto il rettilineo che poi conduce fino alla prima variante è lunghissimo, arriva adesso la ripartenza, sembra essere alla doverosa distanza Fabio Sonnemi di non essere in grado di poter attaccare Drago Lievitato in fondo alla prima chicane. Andiamo dietro del gruppo che sfida compatto, potremmo vedere qualche cambio di posizione soprattutto con un Alessio Fiorino molto aggressivo nei confronti di Mano Juve, che non è forse stato avvisato così efficacemente da parte del compagno di squadra. Fine riesce comunque a difendersi, si deve difendere addirittura Alessio Frino da Lucky Cesco, ma non vediamo particolari battaglie se non quella che coinvolge Miche Mai e Luca Flaminio per la nona posizione, con i due che si sono confrontati qui all'ingresso della prima chicane. In uscita poi prevale sempre quella che è la Aston Martin di Miche Mai, mentre lì davanti nulla è cambiato, tutto secondo i piani, tutto regolare fino a questo momento. Non vorrei aver fatto la classica gufata di un certo Mazzoni, e nel frattempo Shumi Legend si era fatto vedere nei confronti di Flaminio. È riuscito a passare Cartista, che ha desistito. Cartista era molto vicino a Flaminio, che ha bisticciato con Miche Mai dalle telecamere in live, non l'avete visto. Flaminio ha alzato la mano, stile come fa il bot effettivo su Formula 1 nei confronti di Miche Mai, non si sono compresi bene. Cartista invece sta lasciando strada a dei molti piloti, è già il terzo pilota che lascia andare, Luca Migno e le due Haas. Per Lucio non so se è lui che ha il danno al diffusore, no, Lucio ha un piccolo danno al fondo, quindi sì, fa fatica, ma non così tanto. J Sport coinvolto nella carambola, 15esimo, Stem 16esimo, chiamati a una rimonta epocale questi piloti che, fermandosi con la safety car, hanno montato la gomma gialla. Passa in questo caso G-Sport nei confronti di Cartista, passa anche Sdem, dunque si sono praticamente rimessi l'uno dietro all'altro, faranno anche un po' di gioco di strategia Sdem e G-Sport per risalire gradualmente il gruppo, mentre Fabio Sonnemi rimane sempre alle spalle di Drago Lievitato, anzi no, riesce a passare a Drago Lievitato, dunque arriva il sorpasso per il comando della gara, mentre ancora confronto, ancora gomiti larghi per la Haas di Giovi in insieme al Luca Bino. Alla fine prevale in uscita la trazione offerta dalla Haas di Giovi, sempre ottima, anche in precedenza nel confronto con Sdem aveva proprio prevalso in fase di trazione l'Haas di Giovi, che poi però si fa beffare dalla traiettoria interna conservata da Luca Bino, che si fa vittima qui di un incrocio, quindi potrebbe inserire l'avantreno della sua vettura qui Giovi, ma decide di giocare un ruolo un po' più pulito, un po' più conservativo, quindi si rimette a inseguire quello che è il diffusore della Williams. Siamo invece on board con Miche Mai, che ormai inizia a calcare con una certa insistenza il retroterreno della Ferrari di Ganu che ha potuto sfruttare proprio come di legge la carambola iniziale, però non come di legge ha avuto un danno, dunque in questo caso il suo compagno di squadra si è salvato, mentre lui ha sofferto di un danno strutturale al proprio fondo, che ovviamente ne condiziona le prestazioni in maniera irreparabile, oserei dire, in quanto non si può agire su quella determinata specifica se non tramite delle regolazioni indirette su ali e quant'altro, ma nulla di eccessivo, nulla che vada a risolvere definitivamente il problema. Mentre Fabio Sonnemi, dopo essersi rimesso al comando, va a far siglare il miglior giro in gara, però sembra che Drago Lievitato voglia riprendersi sin da subito la leadership, quindi la fianca qui all'interno, stacca più tardi però Fabio Sonnemi, che allora conserva la prima posizione, ma si fa vedere con arroganza Drago Lievitato, che si porta dietro di sé anche i compagni di squadra Mano Juve, fa vedere che è presente, che c'è, che è il momento di spingere, che bisogna cercare di distanziare quanto più possibile il gruppo di inseguitori per andare poi a affrontare la gara in solitaria e spartire fino all'ultimo quello che è la vittoria. Vediamo se ci riprova qui alla Roggia, si era fatto solo vedere per un attimo all'interno nella fase di impostazione del secondo punto importante di frenata qui a Monza, ma quello che si può evidenziare fin da subito quello che è la necessità dei primi due di imporre un gran ritmo e quello di soprattutto scappare dagli altri. Sì, è ovviamente necessario, ma è pressoché impossibile, a meno che non ci sia un tirone da parte di Fabio, ma non è il pilota da fare questi errori, che tira, consuma tutto l'erze e poi una volta si fa superare, poiché insomma per deficit elettronico non riesce a tenere la coda, non è assolutamente il pilota da commettere ciò. Essenzialmente sono quasi tutti sotto il mezzo secondo ed è follia seguire una vettura da così vicino.
anzi non solo una, essenzialmente 3-4 una dietro l'altra, perché soprattutto la staccata di curva 1 c'è chi vuole andare un po' più conservativo in questi primi giri, mentre credo arriverà lo switch tra Drago lievitato e Fabio. Però attenzione, perché potrebbe arrivare anche Manuel, visto che Fabio non ha il DRS. Vediamo se Manuel forza la manovra, non sembra essere così. Riprende la scia Fabio, quindi si rinvertono i primi due. E essenzialmente Oli dietro Giovi, Luca, guarda, 5 vetture in un decimo, è follia, sono quasi uno dentro l'altro, sembra quasi che ci sia il ghosting attivo. La scia di Monza qui è devastante, DRS più scia ovviamente offrono diverse opportunità ai piloti che devono gestire anche situazioni abbastanza scomode, come arrivare in 3 alla prima variante, che ovviamente è sempre molto complesso, mentre qui Luca Bigno profondissimo in staccata affiancato con Shumi Legend, alla fine sono ancora affiancati in uscita, va fuori pista, Luca Bigno prevale in uscita l'ass di Shumi Legend, Giovi e anche Sdem. Questa uscita in ghiaia alla Roggia ovviamente non ha aiutato quelle che erano le sorti, gli interessi della Williams di Luca Bigno, J-Sport non riesce ad approfittarne e quindi rimane anche lui indietro a osservare. Credo che J ha avuto forse qualche piccolo problemino, è stato passato anche da Sdem, in quanto lo avevamo visto che prima era 14esimo, adesso ne ha perso addirittura uno, mentre vediamo lo scambio di posizione tra due piloti Haas. Alla fine Giovi passa su Shumi, che ovviamente non oppone resistenza e lascia transitare di anzi il compagno di squadra. È fondamentale per loro giocare anche un po' di strategia, alternarsi in quello che è il pilota che conduce, in quanto devono andare a riprendere il pacchetto di piloti di anzi sé che è riuscito a scappare oltre il secondo, quindi per loro è di vitale importanza riuscire a rientrare all'interno di quel delta che permette l'utilizzo della mobile. La missione sembra essere riuscita da parte di Giovi, che si è portato proprio marginalmente al di sotto del secondo, quindi potrà azionare il DRS in questo giro, mentre lì dietro ancora confronti. Vediamo qui Alessio Frino che lascia poi strada a Luigi Di Legge, che dunque riesce a passare, riesce a salire in quinta posizione, mentre altro confronto proprio tra Alessio Frino e Z Pro Mauro, Mauro che adesso è all'esterno in arrivo alla Loggia, potrebbe prevalere in accelerazione, infatti è così, è davanti alla vettura l'Alfa Romeo di Alessio Frino, si rimette in sesta casella, il pilota Alfa Romeo ha perso invece due posizioni nel giro praticamente di una curva. Non l'augura a nessuno questa situazione, perché sacrificare magari la velocità di punta, dire ok non tiro questo giro, cerchi un cambio essenzialmente in un pilota, provi a metterti una posizione più indietro per stare più comodo, anche per tenere qualche percentuale di o abituarsi anche a questo danno. Fiorino è quello messo peggio per quanto riguarda il danno al fondo, siamo tra il 40 e il 60%, tant'è che tenta di andare anche Marco Cano verso l'Ascari, che è il punto dove più si fa fatica, la vettura in inserimento proprio non vuole girare e l'inserimento verso sinistra è fondamentale per affrontare questa variante, e quindi Fiorino magari volendosi tenere qualche decimo sul dritto lasciando andare Di Legge si è ritrovato poi subito attaccato da Z Pro Mauro, quindi è una situazione terrificante. E anche fuori dal secondo sarà il primo quindi del gruppo a non avere il DRS, chiamato Gano quindi a dar sfogo a tutta quanta la batteria, così come mica mai per passare Fiorino e restare nel secondo, mentre che davanti di nuovo si invertono Fabio Drago, va Gano, va mica mai, è incredibile qui la scia. Perde altre due posizioni Fiorino e potrebbe perderne una terza, vantaggio di Luca Flaminio, vediamo se riesce a inserirsi, nel frattempo Gano resiste a quelle che era l'insidio da parte di Mica Maia, conserva la settima posizione, Fiorino riesce a resistere, mantiene Flaminio almeno per il momento alle sue spalle, sembra che però il pilota Red Bull sia poi riuscito a sorpassarlo in quella che era la fase di trazione, dunque si è rimesso in nona casella, un incubo proprio per il pilota in forza della Formeo. Intanto qui viene spinto leggermente fuori pista Giovi, passa anche Flaminio, credo che Giovi abbia... No, si è riuscito a passare, quindi giustamente passa Fiorino. Pensavo, me lo ricordavo più avanti, poi ho realizzato che quello che era accaduto il primo giro, dunque Giovi riesce a sbarazzarsi di Alessio Fiorino, che purtroppo è costretto a combattere. Attenzione, si gira. L'ESMO 2 in uscita, errore tipico. Peccato per Luca che poteva comunque risollevare una gara, era all'interno delle prime 10 posizioni, poi questo errore proprio non ci voleva, forse un errore un po' più di distrazione per lui, o forse si è fatto prendere la mano con l'intenzione di andare a recuperare quanto più possibile nei confronti dei piloti che gli stavano davanti, e questo errore ovviamente non aiuta la gara del pilota Red Bull, che non solo deve farsi forza, deve farsi carico di tutte le responsabilità del team solo sulle sue spalle, ma adesso si trova a dover disputare una gara molto molto complicata, che a meno che di particolare sia safety car, virtual safety car, si pronuncia anche quasi solitaria, mentre vediamo qua confronto tra J-Sport e lo stesso Shumi Legend, sono ancora affiancati entrambi sul rettilineo principale e vedono davanti a sé le vetture di Alessio Frino e Sdem che gli tappano un po' la strada, alla fine J-Sport riesce in qualche modo a rimanere davanti sia ad Alessio Frino che a Shumi Legend e salire in undicesima posizione, basti pensare che J-Sport fino a qualche giro fa veniva segnalato in quindicesima posizione, poi ovviamente complice anche l'uscita di scena di Flaminio, è riuscito a risalire in una posizione, ma la classifica è in costante cambiamento ed un cambiamento direi veramente rapidissimo.
Eh sì, essenzialmente è Fiorino che sta scivolando, povero comunque, non glielo augura a nessuno di potersi trovare a confrontarsi con anche piloti che comunque sono su una gomma gialla nuova, per carità, un giro in meno fatto sotto safety car, però sono su una gomma gialla mentre tutti gli altri sono sull'arco, quindi in particolar modo da tenere d'occhio Jovis Dem e Jay Sport, che con un incrocio sontuoso ha fatto una manovra elegantissima su Sciomi, veramente un capolavoro, senza DRS, solo di astuzia, incrocio e forse di scia, magari un po' sporcata la traiettoria di Sciomi, è stato tirato fuori a causa del vortice della vettura di Fiorino o Sdem davanti a lui, visto che anche gli, anche loro due stavano battagliando. Ennesimo scambio di posizioni nel giro precedente lì davanti, lo so, non stiamo riuscendo a seguire tutti quanti i duelli, ma insomma, con il DRS, piloti un po' azzoppati e che magari non hanno fiducia in questo momento, la classifica è in costante rivoluzione. Qui credo si vada in tre, tra Giovi, Gano e Michemai, con Giovi che ne passa due sul rettilineo. Giovi dunque sale in settima posizione, una rimonta incredibile quella del pilota Haas che partiva dalle retrovie dopo la ripartenza dalla safety car. Adesso per lui sono 3 secondi ad andare a riguadagnare nei confronti di Z Pro Mauro, veramente tanto tanto tempo. Del resto il gruppo si è frammentato per via dei vari danni di piloti che purtroppo non potevano esprimere al meglio il loro passo, dunque si è creata questa voragine che qui a Monza è veramente molto molto difficile e complicatissima da andare a colmare. Sarà veramente molto complessa la situazione, credo sia quasi impossibile, perché Z Pro Mauro purtroppo può sfruttare il DRS dei piloti che stanno davanti e dunque adeguarsi anche al loro passo. Seguiremo comunque con attenzione questa dinamica, vedremo se Giovi riuscirà a comunque indurre un cambiamento, a recuperare terreno dinanzi a sé e se dovesse riaccendere anche il confronto dunque con i primi 5. E adesso però lui si trova in una situazione un po' più scomoda, in quanto gli altri potranno sorpassarlo facilmente sul rettilineo principale. Se saranno abili potrebbero riuscire ad aiutarsi proprio per andare a riprendere coloro che stanno davanti. Non sarei così sicuro di questo facilmente, perché vedendo il doppio sorpasso di Giovi, con quanta agilità stanno risalendo, non credo sia solo la gomma, quella ti aiuta eventualmente nel guidato che va a compensare le essenzialmente ali, credo 2-0 o qualcosa del genere, montate in casa Asso, perché guarda qui, nonostante il DRS, Gano si deve difendere, arrivano addosso a Giovi, ma perché c'è Stem che sta forzando la mano, quindi grande frenata anche in questo caso da parte di Stem, che anche lui ne fa fuori due, con Michemai che non sta riuscendo a sfruttare questo momento. Un peccato, perché qualche giro fa era nel pacchetto insieme a Z Pro Mauro, poi con non si è riuscito a muovere bene rispetto a Fiorino e si è staccato e è finito in questo gruppetto. Lui, anche lui sì, è sulla gialla, ma è la gomma con la quale è partito, perché è sempre che... un giro di safety, ma alla lunga effettivamente quella percentuale che si accumula, ovviamente, soprattutto quest'anno, che a quanto ho sentito il degrado delle gomme è molto evidente, con una tonnata in più o una tonnata in meno, quindi sicuramente i suoi effetti li ha. L'importante per lui è mantenere ovviamente la coda dei piloti di davanti, riuscire soprattutto a mantenere la coda di un pilota esperto come quella di G-Sport, che l'ha sorpassato proprio pochi istanti fa, per cercare di almeno riuscire a esprimersi sul loro stesso passo ed evitare di essere riassorbito nelle retrovie, per sperare magari di un finale più positivo, nel quale potrebbe anche riuscire a prendere punti per via di varie penalità, scontri, duelli o scelte strategiche proprio da parte di Michemai, anche perché ricordiamo sul finale è prevista comunque la pioggia, non sapremo se arriverà o meno, però comunque previsioni la danno, quindi quel riferimento temporale va considerato. Intanto cambio della guardia davanti con Drago Livitato, che rimane davanti a Fabio Surname, che viene dunque declassato in seconda posizione. Rimane tutto identico per quanto riguarda le prime 6 caselle. Giovi adesso ha perso circa 8-9 decimi rispetto a Z Pro Mauro, a testimoniare il fatto che è molto molto complicato senza DRS riuscire a recuperare terreno, a ridurre il gap che si è accumulato, quindi per loro sarà una gara molto molto complessa. Mentre qui Fabio Surname perde posizione nei confronti di Manuel Juve alla Roggia per forse una difesa troppo estrema all'esterno. Manuel Juve era riuscito a approfittare e prendere la traiettoria più vantaggiosa. Fabio ha voluto resistere a tutti i costi, questo gli ha permesso di scivolare in terza posizione e Manuel ha perso addirittura il DRS nei confronti di Drago Livitato. Questo ovviamente farà piacere in casa Mercedes, in quanto sono praticamente sicuri di avere un pilota che è fuori dal secondo e che quindi può stare relativamente più tranquillo per quanto riguarda l'espressione del passo gara e tutti i parametri che poi ne conseguono. Quindi la scelta di Manuel Juve ovviamente ha premiato, è andata a
spalleggiare, a bene a far beneficiare il compagno di squadra, che ora potrà impostare diversamente il Gran Premio. Dovrà ovviamente stare attento a non essere soggetto a essere ripescato, però comunque sicuramente è una situazione migliore, anche perché Fabio Surname ha perso ulteriore terreno, era leggermente fuori dal secondo, potrebbe non avere il DRS a disposizione, infatti non credo l'abbia aperto. L'ala di Fabio Surname rimane chiusa e questo potrebbe comportare anche un sorpasso subito da parte di Lucky Cesco, che si fa infatti più ingombrante dei suoi specchietti, non azzarda la staccata, ma in arrivo alla roccia potrebbe essere differente la questione. È vero che però Fabio Surname si è riavvicinato nei confronti di Manuel Juve, adesso sono circa 9 decimi, quindi dal prossimo detection point, se dovesse rimanere tale, il distacco dovrebbe poter usufruire del DRS. Credo abbia commesso un errore Fabio, magari in trazione alla 2, o un grande attacco a questo punto da parte di Manuel Juve verso la staccata della roccia. Ciò ovviamente ha compromesso tutto il gruppo dietro, è uscito male in quel frangente Fabio, ha provato ad infilarsi allora su Cesco di legge, Cesco è chiuso senza fare troppi complimenti, incrocio con Zeta Pro Mauro che si è preso posizione sul pilota Ferrari, switch invece tra Stem e Giovi. Questo gruppetto con tutto quel caos aveva guadagnato un secondo e due nel tratto della roccia all'Esmo 1, quindi attenzione anche a questi scambi di posizioni che magari tra il secondo e il terzo sembrano millimetrici, ma ovviamente il quarto, il quinto devono rallentare, quindi vanno a perdere tempo rispetto al trenino degli inseguitori, che da 3 secondi e 5 adesso è sceso a 2-2 con uno scambio che c'è stato tra Stem e Giovi, che ha tirato qualche giro, adesso si incarica il pilota della McLaren di andare davanti. Un peccato perché mi era davvero piaciuto il touch chiamato da parte di Fabio nei confronti di Drago, già all'Ascari si era fatto sulla destra per indicare insomma al pilota Mercedes di dover andare, astuti proprio i piloti della casa teutonica ad approfittare anche con Manuel Juve di questa mossa poi verso la roccia. E nel frattempo di legge è stato sorpassato da Zeta Pro Mauro, ma godiamoci qui del duello tra Giovi G-Sport e Marco Ganu, con Giovi che si fa veramente molto vicino al posteriore della vettura di Stem, qui in arrivo alla prima variante, poi ovviamente i piloti escono tutti e tre in maniera ordinata, vedremo se cambierà qualcosa poi nella fase di impostazione alla roccia, mentre adesso Ferino è ancora in difficoltà nel controllare questa vettura che ormai non risponde più ai suoi comandi e di sicuro non brilla più come aveva fatto in qualifica. Rimaniamo sempre con Giovi, sempre molto molto vicino a Stem, ha deciso di rimanere alle spalle, ovviamente in questo caso giova un po' a quella che è la loro tattica, sempre 2 secondi e 3 rispetto al gruppo lì davanti, hanno mantenuto praticamente stazionare il loro gap, intanto bandiere già nel secondo settore che vengono immediatamente rimosse, dunque forse una piccola escursione per vista di qualche pilota. La via Trani che lo troviamo adesso in 16ª posizione, lontano da Cartista e anzi a sé, con un vantaggio però considerevole nei confronti di Flaminio, che dopo quel testa coda si trova adesso a 26 secondi. Non so se abbia effettuato anche un'altra sosta, Luca. Lui aveva già effettuato una sosta all'inizio per via di quella carambola iniziale. Sì, sì, si è fermato dopo quel testa coda che abbiamo visto all'Esmo 2. Infatti le gomme medie infatti vengono segnalate con un'età di 3 giri a proprio carico, quindi a testimoniare proprio la sosta che ha effettuato Luca Flaminio dopo quel testacoda che ha compromesso la sua gara. Intanto ancora tanta azione qui alla roggia con Giovi che si deve difendere da G-Sport, che nel frattempo sorpassa Stem, dunque Simone Fracchiolla perde 2 posizioni a vantaggio di Giovi e di G-Sport, che si portano rispettivamente in 7ª e 8ª posizione, sempre con 2 secondi e 4, sempre praticamente costante il gap rispetto alla Ferrari di Luigi Di Legge, che ha perso leggermente il terreno nei confronti di Zeta Pro Mauro, era al limite del gap permesso, qui rischia anche in uscita dalla roggia con un giro traverso, era dicevamo al limite per utilizzare il DRS, adesso sembra essere rientrato all'interno di quelli che sono dei delta leggermente più rassicuranti, però per lui forse si è prospettata una leggera perdita di passo da 2 giri a questa parte, che gli permettono comunque di mantenersi vicino agli altri ma non di brillare come abbiamo visto fare, come conosciamo Luigi. Mentre dopo aver subito il sorpasso invece Fabio Surname è rimasto alle spalle di Manuel Juve, ha deciso di rimanere a guardare da spettatore quello che è una prima fila, le prime 2 posizioni monopolizzate dal 2 Mercedes, sicuramente qualcosa evolverà in fase di pit stop, in fase di strategia, e Fabio Surname avrà anche capito che in questo momento non ha senso andare a calcare la mano perché non porterebbe, non gioverebbe a nessuna causa, quindi ha deciso sapientemente di mettersi ad ascoltare, a guardare quello che combinano lì davanti, mentre G-Sport porta a termine anche il sorpasso nei confronti di Giovi sfruttando il DRS, classico sorpasso che viene effettuato tramite l'utilizzo della mobile, mentre Mickey Mai torna in box, decide di effettuare la sua prima sosta e monta una gomma media, se non erro.
un po' alla volta stanno cercando di chiudere il gap, un decimo alla volta, soprattutto ovviamente alla staccata di curva 1, di legge va molto prima sui freni e anche alla roccia per evitare di colpire le 5 vetture davanti a lui, quindi lì mangia qualche metro J, la gialla aiuta nel guidato, quindi un po' alla volta ce la stanno facendo, mancano 9 decimini. Alla fine quello che sembrava impossibile si sembra che si stia realizzando, e se anche G-Sport dovesse tornare alla ribalta insieme a Giovi e Sdem, ecco che la situazione si farebbe molto complicata, considerando che poi i vari piloti sarebbero veramente tutti in un fazzoletto, tutti sotto l'IRS, quindi anche una questione di un undercut o un overcut potrebbe determinare variazioni significative dell'equilibrio della gara vista fino ad ora, e dunque uno stravolgimento completo della classifica per come la conosciamo. Ad esempio, se Drago dovesse adattarsi nella sua sosta e qualcun altro invece anticiparla, mi riferisco banalmente a un di legge, ecco che potremmo vedere tranquillamente Luigi sorpassare il leader di questa gara, quindi tutto è ancora apertissimo. E è vero che potrebbero esserci piloti che sul passo gara potrebbero essere più competitivi rispetto ad altri, ma il DRS fa da annullamento, diciamo, di tutte queste prestazioni, quindi livella i vari valori in campo che non riescono ad emergere. Sosta intanto per Shumi Legend, box per lui, va a cambiare le gomme e a questo punto è andato a mettere anche lui una nuova mescola, e con il tracker non si è ancora aggiornato, credo che abbia messo una media nuova in questo momento. Si comincia ad annuvolare il cielo sul tracciato di Monza, guarda qui all'S1 che nuvolone nero che attende l'uscita di J-Sport da questa rapida piega verso destra, la seconda correzione all'S2, due decimi ed è arrivato. Spero di confrontarmi con Jay nel post gara sul podio in diretta qui, o magari poi glielo scrivo anche, me lo segno, di capire se questi due giri dove ha effettuato il sorpasso su Stem e Giovi sono frutto del caso o li ha calcolati benissimo. In questo caso sarebbe l'ennesimo capolavoro da parte di Jay, che è stato sornione, si è lasciato trascinare, ha agito nei momenti giusti, passato Giovi e Stem, tirone per cercare di chiudere questi ultimi decimi, ancora non ce l'ha fatta, ma diciamo a livello di posizionamento, poiché in questo modo è il primo ad arrivare su questo gruppetto, che ovviamente non sarà facile da passare. Box Cesco per, credo anche lui, gialla ed attendere la pioggia, e già diversi si stanno fermando, potrebbe non essere male a questo punto la strategia di fermarsi, andare su una gialla, sperare nella pioggia il prima possibile, e in questo modo si va a fare undercut. Sosta effettuata dunque per Cesco, che si era mantenuto nelle ottime posizioni, credo che fosse addirittura quarto, quindi nonostante in qualifica abbia avuto quell'inconveniente con i limiti della pista, in gara si è dimostrato un osso duro e capace di esprimere un passo che gli faceva guadagnare la prima quarta posizione, quindi una posizione di tutto rispetto, mentre ecco che Shumi Legend si trova a doversi confrontare proprio con Stem, che riesce però davanti. Shumi va anche leggermente lungo qui nella fase di impostazione della prima variante, alla fine perde la posizione, anzi rimane alle spalle perché era comunque dietro a Sdem e Giovi, e rientra nonostante tutto alle spalle di questi due piloti, guadagnando però del terreno, quindi alla fine facendo quest'undercut gli ha permesso di uscire più vicino sia a Sdem che a Giovi. Rientrato J-Sport, l'abbiamo visto poter azionare l'ala mobile sul rettilineo del serraglio, forse un avviso perché è molto interno nel richiamo a destra alla scala e lì il gioco è particolarmente sensibile. Tendiamo l'aggiornamento al passaggio sulla fotocellulare del T3 per esserne sicuri che ci sia o meno. Si è staccato ovviamente Gano perché di mezzo c'erano Giovi e Stem che si sono fermati. Vediamo se qualcuno risponde a queste soste. Nessuno per ora. 30-45 minuti ci viene segnalato dalla chat per la pioggia. Si ferma invece Bigno. Quindi Jay è una scelta è bellissima la scelta di Jay di non fermarsi, perché si è accodato a un gruppo di piloti con la gomma hard che è ancora abbondantemente viva per 6-7 giri su una buona prestazione. Ovviamente la media nuova girerà più forte, ma questo trenino va ancora con il DRS, mentre invece lì dietro devono trovare equilibrio tra Cesco, Giovi, Stem e Shumi che proprio adesso fa segnare il miglior giro in gara, un primo 22-2, lui che era alle spalle di Sdem e Giovi. Anche Luca Bigno esce in questo istante dalle box, si riaccoda in quindicesima posizione. Ad ogni modo devono trovare l'equilibrio, come dicevi tu, insieme a quel trio di Giovi, Sdem e Shumi, soprattutto considerando che Anacchicesco davanti a loro pista circa 3 secondi e che anche lui è alla ricerca di qualcuno che gli faccia da traino, in quanto ha 5 secondi di ritardo da Davide Trane, quindi navigano un po' nella terra di nessuno, una scelta che alla lunga potrebbe avere i suoi effetti,
purtroppo questi piloti però adesso stanno comunque perdendo meno tempo rispetto al gruppo di testa, in quanto i primi sei piloti che si conclude con G-Sport possono sfruttare il DRS, e quindi il delta che in questo momento va a favore di coloro che hanno cambiato gomme si riduce proprio grazie all'utilizzo della mobile, che dunque limita i danni, come dicevi tu Raffa. Quindi questa è un'ottima scelta per allungare lo stint, montare poi una gomma che appunto andrà poi a gestire eventualmente quello che sarà l'arrivo della pioggia, in base alle tempistiche con cui il tracker segnalerà il cambiamento del meteo. Sì, anche Schumi si trova in un trenino, quello ovviamente della gomma gialla nuova montata dai piloti che si sono fermati. Il giro precedente di Schumi è stato migliorato adesso da Lachicesco, un secondo e otto nella tornata precedente guadagnata da Schumi su Drago Levitato. Attendiamo l'aggiornamento per quest'ultimo giro: 24.470 per Drago, 2 secondi e 1 recuperati, con un 22.2 da parte di Schumi. Sono in questo momento a 21 secondi e 8 Cesco dalla vetta, 25 Giovi di conseguenza Stem e Schumi. Quindi comunque sarebbero fuori da quello che sarebbe un tempo di sosta previsto per i primi piloti, e ovviamente questo dato potrebbe cambiare come media nuova rispetto alle hard usate, e comunque il fatto di trainarsi a vicenda ovviamente andrà a ridurre questo delta. Poi però gli altri andranno a cambiare le gomme, quindi si ritroveranno tutti lì nella stessa zona, con la differenza che chi ha adesso su gomma hard potrà sfruttare delle mescole ben più fresche, quindi esprimersi su dei tempi migliori, anche se temo che la prestazione poi sarà più o meno livellata tra i vari piloti, ovviamente questo pioggia permettendo. Mentre vediamo che si fa vedere davanti a tutti Manu Juve, anzi si deve difendere nei confronti di Fabio Sorname, che forse aveva cercato uno spazio per inserire la propria vettura, mentre Z Pro Mauro continua a rimanere davanti a Luigi Legge, che a sua volta rimane davanti all'altra pin presente nel pista di G-Sport, che dopo un inizio sfortunato della gara con la carambola veneziana da parte del duo AS è riuscito a rientrare efficacemente, a rimanere vicino a coloro che conducono il gruppo. Dopo una fase iniziale del Gran Premio in cui abbiamo visto tante battaglie, tanti duelli senza risparmiarsi i colpi, adesso sembra che siamo entrati in una fase un po' più conservativa, un po' più tranquilla della gara. Forse è una fase in cui si inizia a programmare quello che potrebbero essere le scelte da andare ad effettuare qualora venisse fuori la pioggia. È la scelta della pioggia o meno adesso, perché se volevano rispondere alla sosta, mettere una gomma nuova prima della pioggia, almeno credo si sarebbero già fermati. Insomma, non ha molto senso proseguire così tanto. Insomma, la hard una trentina di giri immagino li può coprire tranquillamente. Se volevano rispondere, insomma, già sono passati 3-4 giri da quando si sono fermati Schumi, Giovi i primi a voler fare questa scelta, quindi penso che tireranno fino alla pioggia. Chi arriverà un po' con l'acqua alla gola potrebbe essere J-Sport, sebbene non è la gomma con la quale ha fatto la partenza e quindi la stressata in trazione. I primi giri sono stati fatti sotto safety car, ultimi giri dove Mauro pressa tanto su Fabio Sorname e finalmente riesce a trovare il sorpasso, sebbene Fabio tenti di infilare il muso al richiamo a curva 2 e poi desiste. E quindi terza posizione momentanea per Zeta Promoro, sarebbe un podio atipico, non tanto per Drago Levitato ma per Manu Juve e Zeta Promoro, che quest'anno mi pare questi due piloti non l'abbiamo ancora accolti nelle interviste post gara in live. Nel post gara con la DG c'è sempre, e quelli sono lunghissimi fino a luna di notte. Anzi, stasera aderiamo anche noi al format Sanremo, quindi andiamo avanti fino alle 2, cerchiamo di allungare il più possibile. E sì, comunque sarebbe un podio inedito, perché Manu Juve e Zeta Pro Mauro non sono mai saliti sul podio né al termine della gara né al termine delle decisioni della direzione gara, quindi sarebbe una prima volta per loro all'interno di questa Master League 2023-2024. E soprattutto bisogna considerare anche il fatto che Di Legge a questo punto potrebbe ingolosirsi e cercare del sorpasso nei confronti di Fabio Sorname per provare a entrare davanti a lui e quindi uscire nuovamente dai pit stop dinanzi al rivale che, ricordiamo, occupa la prima posizione nella classifica generale, mentre qui si fa vedere Zeta Pro Mauro anche nei confronti di Manuel Juve, agguerrito in questa fase della gara il pilota Alpine, che vuole provare a risalire quante più posizioni possibili. Probabilmente ci sarà anche una sorta di comunicazione nei retroscena tra i due piloti Alpine, tra Zeta Pro Mauro e J-Sport, anche se adesso è lo stesso Fabio Sorname che ha cercato di farsi più ingombrante negli specchietti. Si è difeso preventivamente Mauro, che portandosi nella porzione intermedia della carreggiata è riuscito a scoraggiare i tentativi di attacco da parte di Fabio il Sorname. Dunque nulla cambia nelle prime sei posizioni, così come nulla cambia anche nel resto del gruppo,
Adesso Fiorino rimane in nona posizione, bisogna ricordare però che Fiorino non ha fatto la sosta e dunque rimane in nona posizione proprio perché deve ancora andare a effettuare il suo pit stop, al contrario invece di quanto non l'abbiano fatto SDEM, Giovi e Shumi Legend, che nel frattempo sono arrivati alla corte di Daveltrane e quindi sono riusciti a raggiungere anche loro i primi piloti che, come ricordiamo, devono fare le proprie soste. Fondamentale in questo istante per il trio formato da SDEM, Giovi e Shumi riuscire a sorpassare quanto più velocemente possibile questi piloti che per forza di cose non riescono ad esprimere un passo gara competitivo come quello che invece possono realizzare il trio che vediamo qui inquadrato. Infatti Davide Trane in questo istante sta mettendo un po' i bastoni fra le ruote a SDEM, che non riusciva a sorpassarlo in quella che era la fase, il settore guidato di Monza. Si fa da poi da parte Davide Trane, vediamo come lampeggi anche la sua luce posteriore indicando un scarso livello energetico. Riescono a passare sia SDEM che Giovi, ma non riesce invece a prendere la posizione Shumi Legend, che probabilmente lo farà nei prossimi istanti, forse anche sul rettilineo principale. Una dinamica che comunque gli permette di non perdere il DRS e rimanere relativamente vicino ai due piloti che lo hanno accompagnato fino a questa fase. Sì, buon per Trane che insomma ha fatto tutto il primo stint da solo, lontano dalla zona di DRS, 2 secondi da tutto il plotone che si tirava, quindi bravo almeno sotto questo punto di vista nel tentare di allungare questa gomma hard che ha montato dopo il caos essenzialmente del primo giro alla roccia. Quindi al 23esimo giro lì dietro Giovi ne approfitta per passare un Fiorino che era andato prima sui freni per non tamponare Shumi, e battaglia vera invece per la posizione tra Fiorino e Trane, che come detto si devono tra virgolette fermare, perché Fiorino con questa hard l'è andata a montare, dovrebbe essere quella con la quale è partito per Fiorino, sì, 25esimo giro, quindi Fiorino è sulla stessa gomma con la quale è partito, Trane l'aveva montata come detto dopo la sosta, però è una lotta per la posizione visto che questi piloti stanno cercando di allungare fino all'arrivo della pioggia. Bigno, particolarmente lontano Bigno, che forse sì, ha fatto 2 giri in meno su questa gomma media, quindi si è staccato per questo motivo da tutti dal gruppetto SDEM e Giovi Shumi, e cerca di infilarsi qui in 3 al serraglio con il ponte che restringe la carreggiata. Per un momento ho immaginato una carambola terrificante e ne sono usciti bene, bravo Bigno a prendersi 2 posizioni in questo modo. Intanto orca Fiorino l'uscita di Ascari, che doppio controllo. Ti informo che dal radar meteo è appena passata la segnalazione di 30 minuti la latenza dell'arrivo della pioggia, quindi i piloti adesso possono fare dei calcoli con una maniera un po' più precisa rispetto a quanto non fosse segnato in precedenza, mentre Skoda in uscita Zeta Promauro sotto la pressione di Fabio Surnaim. La pista anche visivamente sta diventando molto viscida, le staccate diventano molto complicate, in particolar modo la roccia si sporca molto, è leggero lungo da parte quindi di Zeta Promauro alla 1, richiamo della 2 ovviamente con tanto angolo di sterzo andato in sovrasterzo. Quindi si inizia a complicare, non credo dovremo aspettare 30 minuti per la pioggia, molto molto meno. Pioggia che comunque arriverebbe nelle fasi finali della gara, credo che appunto calcolando che si gira circa in 1.23 e calcolando che mancano circa 26 giri e mezzo al termine, siamo a più o meno 26 diviso 3, 8, credo che manchino circa 34 minuti facendo calcoli fedeli, però il radar segnala minor tempo, poi le stime non sono poi così precise, probabilmente nelle fasi finali della gara potremmo andare incontro alla pioggia, anche perché i cambiamenti, come dicevi tu Raffa, sono palpabili, si vedono ad occhio nudo come l'atmosfera dal sole battente che era presente all'inizio del Gran Premio al nuvolo intenso qui che si abbatte sulla Pianura Padana, dunque lo scenario è cambiato in maniera piuttosto netta e anche abbastanza repentina, devo dire, e anche la pista, come hai segnato tu, sembra dare questo stesso tipo di risposta, ovvero piloti che fanno più fatica, una pista che si sta anche progressivamente rallentando. Sì, poi è un po' brutto da dire, però il gioco funziona così, appena vedi che la texture fuori dalla traiettoria si aggiorna, non c'è un passaggio moderato, qualche detrito che si vada aggiungere, no, c'è proprio un cambio di texture da un giro all'altro, e quindi insomma è così che funziona il gioco maramente, e quindi è evidente insomma che la pista, come detto, sta diventando sempre più umida anche dai tempi, ciò si viene rispecchiato, vuoi un po' il calo primo della gomma hard e gomma gialla invece, che dovrebbe star cominciare a soffrendo seriamente per G-Sport, ma finché è lì in zona DRS prosegue nel suo capolavoro essenzialmente di aver sfruttato Giovi e SDEM per poi chiudere quel ultimo secondo per entrare in zona di DRS con il trenino che si va a giocare la vittoria ed il podio.
Intanto Giove è riuscito a guadagnare qualcosa anche nei confronti di Cesco, quindi erano 3 secondi e 7 il delta fornito una volta effettuato il pit stop, adesso sono 2 secondi e 6, quindi dimostra di avere comunque un ottimo passo il pilota Haas, che sta andando a riprendere invece il pilota in forze all'Aston Martin per andare poi a concretizzare quello che sarebbe un gruppo di 4 piloti, ma rimane comunque lontano lì davanti il miraggio del gruppo di testa. Vediamo cosa succede adesso con Zeta Promauro, che sembra essere più vicino che mai rispetto a quella che era monoposto alla W14 di Manuel Juve, che si prende l'interno per difendersi proprio dall'Alpine di Mauro, che però non ne vuole sapere, cerca la staccata profonda all'esterno ma non riesce ad avere ragione di Manuel Juve, che allora conserva la sua seconda posizione, difende fedelmente il compagno di squadra Drago Livitato, che continua a rimanere imperterrito in prima posizione. Nulla cambia anche per nel confronto tra lo stesso Giovi e Sdem, già Sdem che forse si era fatto vedere un po' più aggressivamente in arrivo alla staccata di curva 1, ma rimane a guidare questo gruppetto, sempre lo stesso pilota. Bravi questi tre piloti, credo quasi in comunicazione nell'aiutarsi tra di loro, perché si stanno muovendo veramente bene nel tirarsi, cercare di ricucire su Cesco, sempre precisi negli scambi, anche nel primo stint. Ecco, diciamo Giovi e Stem sfortunati nel non riuscire a tenere Jay in quell'attimo di foga, poi hanno anche fatto la loro scelta di volersi fermare, quindi diciamo magari tra 24-25 giri invece ci staremo complimentando con loro per questa scelta. E Schumi invece, se non vado errato, era qualche posizione più indietro, diciamo incastrato un po' nel traffico tra virgolette, però bravi, insomma tutti e tre si stanno tirando, si stanno muovendo bene, non stanno perdendo tempo per far fruttare questa gomma gialla. E intanto viene proposto il cambiamento che si osserverebbe in classifica qualora le posizioni all'arrivo venissero conservate, e in testa ovviamente ci rimarrebbe sempre il solito Fabio Surname, che però andrebbe ad incrementare il suo vantaggio nei confronti di Liegge portandolo a 13 punti rispetto agli 11 attuali. Si difende timidamente qui Manuel Juve, così come era stata timida anche la proposta di attacco da parte di Zeta Promauro, dunque si risolve tutto tramite una normale amministrazione, quella che è la questione in battaglia per la seconda posizione. Fabio Surname, che dopo il sorpasso subito da Zeta Promauro, è rimasto anche lui molto tranquillo, ha deciso di non forzare, di non riprendersi la posizione, anche perché avrebbe avuto scarso significato una condotta del genere, quindi ha preferito lasciare dinanzi a 6 altri piloti. Però Drago Livitato sta iniziando a mettere un serio margine nei confronti di Emanuele Juve, anche il giro precedente si era attestato intorno ai 9 decimi il gap tra prima e seconda posizione, adesso sarà addirittura intorno al secondo, ma credo che al detection point Emanuele fosse sotto questo tipo di riferimento, anche se la sua ala si è aperta, dunque è riuscito a prendere il DRS proprio per il rotto della cuffia. Manuel Juve, non so se è la lobby che sta facendo un po' la simpatica, ma in uscita da curva 1 in lontananza ho visto un leggero scattino di Manuel, alla Roggia in lontananza di Zeta Promauro, all'Esmo 2 di Drago, quindi sembra quasi che tutti i piloti si stiano ricaricando, risincronizzando. È stato un giro particolare, ecco, a livello visivo, non in primo piano ma leggermente in lontananza, in secondo piano, ecco, ho intravisto questi movimenti particolari. Speriamo che rimangano solamente dei movimenti e non vengano esplosioni come è successo a Silverstone. Poi in quel caso Marco Ganu fu ovviamente il pilota più felice di giornata, con una grandissima strategia che comunque gli era valso la permanenza in quella posizione, in prima posizione. E è successo una volta quest'anno, una volta basta e avanza, dunque speriamo che i piloti possano concludere regolarmente la gara sotto la bandiera a scacchi, mentre Marco Ganu è stato raggiunto dal trio Giovi, Sdem e Schumi. Schumi adesso è l'ultimo ad avere la meglio nei confronti della rossa di Maranello, che milita adesso in undicesima posizione. Rimane compatto il trio che si sta facendo mano a mano strada, si sta facendo largo tra quella che è la griglia del Gran Premio di Monza. Sono entrati di diritto adesso tutti e tre all'interno della top 10, con un distacco di circa 1 secondo e 8 nei confronti di Anlaki Cesco, se non leggo male, quindi dimostrano ancora una volta di riuscire a esprimere un ritmo migliore rispetto a quello di Cesco, che aveva meditato a lungo in quarta posizione prima del rientro box. Per ora in Aston la scelta sta pagando, assolutamente sì, tutto sommato anche con il trio Sdem, Giovi e Schumi, che stanno mano a mano ricucendo su Anlaki Cesco, che è stato il primo a volersi incaricare di questa strategia, ha essenzialmente recuperato la sosta nei confronti dei primi 6 che guidano il gruppetto. Quando siamo al 31esimo di 53 giri, a meno di una pioggia nei prossimi 5 giri, a questo punto è ufficiale che la scelta di fermarsi e montare questa gomma gialla è stata assolutamente la scelta migliore, nonostante
Il grande tirone fatto da Jay, intanto forse di legge per difendersi da Jay, tende di attaccare Fabio, ma va all'esterno Jay Sport alla 1, il richiamo interno alla 2, attenzione per Luigi a trazionare su quel cordolo, qui la trazione diventa tanto complicata, la telecamera non aiuta, lì dicevo la pista diventa tanto umida, terza, quarta marcia è facile commettere un errore, il posteriore può cominciare a traballare e offrire non dei bei momenti ai piloti. Sono arrivati essenzialmente Cesco e tutti gli altri commensali per questo quasi finale di GP. E qui diventa interessante perché Cesco e compagnia ovviamente hanno una gomma che a livello di mescola è più morbida e quindi offre prestazioni migliori, ma che inizia ad avere una certa età a proprio carico, così proprio come coloro che guidano il gruppo, coloro che occupano le prime sei posizioni, che hanno praticamente, per quanto riguarda i primi sei, eccezione fatta per J-Sport, una gomma hard di 31 giri, J è l'unico che ha una media di 30, quindi probabilmente ha un'usura maggiore, e a questo punto Cesco e compagnia sarebbero ben più avvantaggiati in un confronto in pista e quindi potrebbero gradualmente risalire la china della classifica e occupare le posizioni più nobili, e dunque potremmo assistere ad un cambio della guardia per quanto riguarda sia la leadership sia quant'altro, ma ovviamente deve ancora trascorrere del tempo, devono ancora trascorrere dei giri prima che tutto ciò si concretizzi e si realizzi. Fatto sta che comunque Cesco adesso è entrato per la prima volta all'interno della tornata numero 32 e all'inizio del 33 all'interno del DRS di Luigi Di Legge, così come lo sono entrati anche Sdem, Giove Shumi Legend, Sdem che intanto ha sorpassato anche Giovi, dunque si è portato in ottava posizione, si è definitivamente concretizzato un frenino che va dalla prima alla decima posizione. Un po' di caos alla prima curva, sta laggando qualche colpo di lag Dragon, mentre mi è sembrato di vedere qualche goccia in alto a destra sullo schermo, sta laggando parecchio Dragon in questo momento, un grande disastro, e insomma un po' di caos, è uscito male Fabio alla 1, ha approfittato J-Sport per andare in quarta. Fabio che comunque ha perso tante posizioni, andava bene consentire il sorpasso a Manuel Juve e rimanere terzo, era già al limite consentire il sorpasso a Mauro e quindi scivolare in quarta posizione, decisamente non ideale questo sorpasso subito da parte di J-Sport che lo relega in quinta posizione, dunque Fabio deve cercare di andare a risalire quanto più possibile il gruppo, almeno restituire il sorpasso a Jay e portarsi almeno in zona podio se vuole giocarsi tutto fino all'ultimo. Probabilmente non so se ho visto la pioggia intanto, Raffa. Sì, ha cominciato a piovere da quasi l'inizio di questo giro, sovrasterzo fuori di testa da parte di Dilegge all'Ascari. Faticano ovviamente con questa gomma, adesso verranno fuori i piloti con la gomma invece gialla nuova. Switch in Alpine, continua a laggare un po' Drago lievitato. Avrebbero anche potuto calcolare bene quello che era il giro in cui sarebbe venuta fuori la pioggia, però il calcolo migliore l'hanno fatto coloro che si sono già fermati in quanto hanno ristabilito praticamente quello che era il loro delta di una sosta, quella che era la differenza di un pit stop in più, e potrebbero averne molto più vantaggio non solo perché hanno una gomma meno usurata ma anche perché hanno una gomma più morbida e quindi che va più facilmente a mantenere la temperatura, e quindi andranno a soffrire meno in queste prime fasi. Poi arriverà un momento perduto in cui si renderà necessario andare a sostituire la mescola, ma vediamo come sin da questi istanti la pioggia si stia iniziando a fare un po' più insistente. Rimane comunque su di un'intensità abbastanza moderata, niente di incredibile in questa fase, però le gocce d'acqua iniziano ad occupare con maggiore frequenza quelli che sono i nostri schermi. Qui Cesco cerca di provare il sorpasso nei confronti di Fabio Surnem, che ha perso svariate posizioni, potrebbe essere addirittura relegato all'interno della sesta piazza, non ce la fa prima di arrivare alla scala del Cesco, quindi deve rimandare la pratica Alfa Romeo. Vediamo se potrebbe addirittura rimettersi in scia e provare anche il tutto per tutto qui all'Arboreto, sarebbe un sorpasso incredibile. Rimane per adesso attaccato al posteriore dell'Alfa Romeo di Fabio Surnem, non si apre ventaglio, dunque rimane dietro, potrebbe invece cambiare la sorte di questo duello in arrivo alla variante del rettifilo in cui Cesco potrebbe clamorosamente salire in quinta posizione e quindi rispedire il leader di classifica alle sue spalle. Vediamo se ciò accade, ricordiamo che il DRS è ancora attivo, confronto intanto tra J-Sport e Manuel Juve che prova a difendersi, J-Sport che non ci sta, vuole prendersi di forza all'interno, alla fine si difende Cesco, prova adesso la manovra nei confronti di Fabio, qua si toccano con Fabio Surnem che è costretto ad andare più profondo in staccata, più profondo anche all'interno della variante, ma tutto è bene quel che finisce bene in quanto Fabio riesce a mantenere stretta questa quinta posizione e a rispedire al mittente i primi tentativi di attacco da parte di Anlucky Cesco. Nel frattempo di Legge, come avete potuto notare dalla classifica che viene fornita a sinistra, è stato sorpassato proprio dal pilota Aston Martin, e il prossimo che probabilmente si accinge a sorpassare di Legge sarà Shumi Legend, che si è sbarazzato sia del compagno di squadra che di Sdem.
sembra stabilizzato in questo momento Drago Lievitato. J-Sport invece ondeggia magari proprio per segnalare ciò e chiedere alla direzione di gara un'inversione di marcia, ma un'inversione di marcia, un cedere il passo a parte di Drago. Tuttavia è un secondo a meno di pesanti danni. Ecco, sono curioso di capire cosa sia successo due giri fa in curva 1. Non vorrei, ecco, che Fabio magari abbia avuto qualche difficoltà con Drago Lievitato, poiché dalla grafica aveva perso la posizione su Manuel Juve e poi era tornato davanti, e proprio in quel momento, insomma, Fabio era subito dietro Manuel. Quindi speriamo che almeno questi sorpassi non siano stati viziati da queste difficoltà di connessione. Ovviamente serpeggia tutto il gruppo, Cesco sta cercando il miracolo, ottimista nel giro precedente su Fabio, ovviamente il leader del campionato non vuole cedere, lampeggia tra l'altro Fabio, quindi è sotto il 10% all'esterno di curva 1, arrivano in staccata. Attenzione qui all'esterno, ci vuole provare Cesco col tutto per tutto, Fabio non riesce a rispondere, sono ancora affiancati in uscita dalla variante del rettifilo, sembra prevalere in trazione la vettura di Fabio Sornemi, infatti è così, ne può approfittare invece Sdem, anzi pardon Shumi Legend, approfittando della cattiva uscita da parte di Cesco dopo curva 1, lo spinge quasi nell'erba, attenzione scoda pericolosamente la Aston Martin di Cesco, riesce però a mantenere il controllo, arrivano in staccata con Shumi Legend che dunque riesce a guadagnare la sesta posizione, sarà adesso lui il primo a dover inseguire quella che è di Fabio Surname, che nonostante abbia delle gomme molto più usurate rispetto a quelle di Cesco è riuscito ad ottenere una buona trazione in uscita dalla variante del rettifilo e a rispondere al tentativo di attacco, una resistenza incredibile, una difesa veramente rocciosa quella da parte di Fabio Surname, che non ha consentito a Cesco di prendersi la quinta posizione. Vedremo come si evolverà la situazione all'interno del prossimo giro, quando i piloti transiteranno nuovamente sul rettilineo principale, il leggendario rettilineo di Monza, con Shumi Legend che adesso è vicino a Fabio Surname, che a sua volta è molto molto vicino a Zetta Pro Mauro, un gruppo che si è compattato ulteriormente. Lo vediamo come praticamente tutte queste vetture siano nel giro di pochissimi metri, fa praticamente impressione vedere i piloti con un gap così ridotto e vederli soprattutto aprirsi a ventaglio in maniera così rapida in fase di staccata. Sembra veramente di commentare i primi giri del Gran Premio di Monza, invece siamo al giro numero 37 dopo un eterno cambio di strategia. Intanto vediamo qui che ci prova anche Di Legge nei confronti di Cesco, lui che era stato sorpassato adesso prova l'attacco, Cesco lo accompagna poi all'esterno qui dopo la variante del rettifilo, siano ancora affiaccati due, sembra di rivivere la stessa situazione che abbiamo osservato in precedenza con Fabio Surname. Alla fine Di Legge viene sorpassato nuovamente da Cesco, viene sorpassato anche da Sdem e Giovi, scivola dunque in decima posizione Giovi, addirittura cerca l'erba per sorpassare Sdem in arrivo alla roggia, la pioggia che si fa anche più insistente. Di Legge fa da spettatore dopo aver perso le posizioni proprio a vantaggio di questi due piloti, alla fine Giovi riesce a reprimere quelle che erano le ambizioni di Sdem e rimane in ottava posizione, ma già le telecamere delle varie monoposto le vediamo ben più sporche di pioggia, di gocce che si stabilizzano in quelle zone dell'obiettivo, e che quindi vediamo come le situazioni climatiche stiano diventando progressivamente peggiori. La pista non sembra essere ancora umida e bagnata in una misura tale da dover richiedere la disattivazione del DRS, ma di certo si sta facendo più insistente la precipitazione che si sta battendo in questo istante sull'autodromo internazionale di Monza. E intanto adesso il Fiorino ha abbandonato la sessione, credo sia un ritiro ai box, anche vedendo la settore nella quale viene sventolata la bandiera gialla. È un problema perché stanno arrivando essenzialmente i primi 10 che si giocano la vittoria in quel frangente, sembra non essere lì. Shumi nel giro precedente su Fabio, adesso su Zeta Pro Mauro. Shumi riesce a prendere la posizione nei confronti di Zeta Pro Mauro, si porta vicino all'altro alpine di J-Sport, Shumi che comunque ha un bel danno, quindi si sta difendendo veramente molto bene, mentre Fabio Surname è ancora alle prese con tutte quelle che sono le questioni di difesa nei confronti di un Giovi che non vuole sentirne di andare ad aumentare il proprio ritmo, e niente, indomabile il pilota Haas, proprio come il suo compagno di squadra cerca continuamente di provare il sorpasso, vediamo se lo proverà qui in arrivo alla roggia. Sembra che sia rimasto alle spalle di Fabio Surname, che allora può al momento rimanere in sesta posizione, ma deve stare attento perché titoli sia tutti i piloti con gomma più fresca e quindi probabilmente per lui la situazione sarà molto molto più complicata, mentre J-Sport nonostante abbia anche lui parecchi giri a carico di questa gomma media riesce a reggere meglio l'impatto rispetto a tutto il resto è del illegale, gruppo. J-Sport 37 giri su quella gialla, io non lo so come fa ancora a non essersi sfaldata.
piuttosto strano questo dato, nel senso che G-Sport sembra patire meno il passo nei confronti di coloro che stanno sopraggiungendo rispetto invece a chi ha gomma hard, quindi con un po' più di prestazione in questa fase del Gran Premio, che invece si ritrova ad essere assorbito. Vediamo come i vari Di Legge e Fabio Sornemi si sono andati praticamente in crisi nella difesa nei confronti di Sdem, Giovi e Scimi Legend, che sembravano addirittura sorpassati con estrema facilità, cioè sembravano veramente poter esprimere tutt'altro tipo di potenziale, quindi un divario veramente enorme. E ci risiamo perché sul rettilineo principale ancora si aprono ventaglio, questa volta riguarda lo stesso Giovi e Fabio Sornemi, ma anche dietro tra Sdem e Anna Chicesco. Alla fine Giovi riesce nella sua impresa, riesce a sorpassare Fabio Sornemi, arrivano anche al contatto dietro con Cesco, che va a collidere con la vettura di Fabio Sornemi nella sua porzione destra. A livello del fondo sembra non aver riportato comunque danni Fabio Sornemi, certo non si aspettava questo piccolo contatto che è arrivato nella percorrenza di curva 1. Tutto si è risolto per il meglio, nessuno ha perso il controllo della propria vettura. Fabio Sornemi è rimasto alle spalle di Giovi. Traversone di Sdem all'ingresso alla roccia, cominciano a faticare tanto in frenata, box Di Legge, forse intermedia, sì intermedia per Di Legge, anche Bigno che non so come si è ritrovato davanti a Di Legge, perché Bigno forse si è fermato un giro prima, tre giri fa si è fermato Luca Bigno, quattro addirittura per Trane, ce li siamo persi perché davanti succede di tutto essenzialmente. Tanti piloti che hanno deciso già di montare la gomma intermedia nonostante non sia arrivato il consueto ordine da parte della direzione gara di disattivare il DRS, che solitamente viene considerato come il segnale propizio per andare a cambiare la propria mescola. Di Legge, considerando il suo svantaggio rispetto a coloro con cui si stava confrontando, ha deciso di giocare in maniera un po' più strategica, di rischiare la prestazione, anche perché se la gara fosse terminata nella posizione in cui si trovava Di Legge lui non avrebbe comunque finito a punti, quindi ha deciso di giocarsi il tutto per tutto, sperando ovviamente poi in un intensificarsi della pioggia nei prossimi giri, mentre rientra i box G-Sport, quindi segue l'invito del rivale Di Legge su Ferrari, anche lui andrà a montare gomma intermedia, mentre davanti imperversa la battaglia con Zeta Promauro, che viene messo sotto bersaglio da parte di Giovi, con Scimi Legend che dunque viene promosso in terza posizione, sfruttando ovviamente la sosta anche da parte di G-Sport. E diversi sorpassi ancora li possiamo vedere con Fabio, si ferma anche lui e si ferma anche alla Chicesco, mentre vediamo se poi passerà. Una delle due doveva fermarsi in questo giro per forza, visto che tutti stanno andando sull'intermedia, in particolar modo Drago, per magari fare undercut, staccarsi dal gruppo e non dover lasciare strada, perché il lag nel giro precedente era arrivato dritto alla roccia essenzialmente. No, ho sbagliato la selezione, Fabio ha montato la rossa. Incredibile errore di Fabio, incredibile, e non è la prima volta che questa stagione vediamo commettere a Fabio un errore che potrebbe costargli potenzialmente la gara, e in questo caso è grave, non così grave come il drive-thru preso in Ungheria, quindi sicuramente gran difficoltà intanto confronto qui tra Zeta Promauro e Giovi che riesce a portare a termine il sorpasso nei confronti della pin di Zeta Promauro, si rimette in quarta posizione mentre ritiro per Drago Levitato, che forse si è disconnesso, dunque viene escluso dalla gara, ritiro per lui, cambia tutto, le sue chance di vittoria ovviamente adesso sono nulle, poteva giocarsi il tutto per tutto, ma incredibile. Non so se la direzione gara ha chiamato il ritiro, perché è stato tramite tasto start, abbiamo visto il botto farsi da parte, non vorrei che sia come Gardens. Ma in realtà, cioè, gli ho detto di riavviare perché il lag era veramente esagerato, lo vedevo completamente teletrasportarsi, un paio di volte ha rischiato veramente di fare danni, solo che credo che come abbia premuto start la vettura si è ritirata, quindi non ho ben capito, potrebbe essere sì la stessa situazione successa a Gallens, però non c'era una safety car o un regime, ecco, come è successo a lui. Quindi perdiamo comunque uno dei potenziali candidati per la vittoria, un colpo di scena che non ci aspettavamo, mi verrebbe da dire anche un fulmine a ciel sereno, forse l'avrei detto in altre circostanze, ma questo è sicuramente un grande ribaltamento di fronte, in quanto perdiamo un elemento fondamentale anche ai fini della classifica. Certo Drago Levitato rimarrà un po' di amare in bocco per questo Gran Premio, mentre Emanuele Juve comunque continua a soffrire, quindi probabilmente per lui sarebbe stato più opportuno fermarsi almeno anche il giro precedente, ha deciso di rimanere fuori, ma vediamo quanta fatica faccia. Comunque anche Fabio, nel confronto, sai che con la rossa non sta andando malissimo, finché la pioggia non si intensifica. Drago è nella sessione, ma purtroppo la sua vettura non c'è più, amaramente credo dovrà mandare giù un boccone amarissimo, lo so, se ne potranno dire tante, ma gioco funziona in questo modo. È un disastro ovviamente, è un errore clamoroso da parte di Codemasters, tuttavia non si può far altro. Fabio passa Scimi, ha passato anche Manuel qualche curva fa con la rossa che
per il momento tiene il DRS, credo sia ancora abilitato. In tutto ciò Giovi si dovrebbe fermare in questa tornata. In tutto ciò J-Sport un capolavoro, dall'essere ultimo alla ripartenza dalla prima safety car a lì a giocarsi la vittoria, perché Giovi sta continuando per ora. J-Sport che come al solito riesce sempre a raddrizzare le gare, non si sa come, non si sa con che mezzi, con che tipo di risorse, ma J-Sport in gara viene sempre fuori. In qualifica quest'anno ha dimostrato di fare più fatica, ma in gara rimane un osso sempre duro da riuscire a sorpassare, da riuscire a gestire. Non a caso sono arrivate due vittorie nelle ultime tre gare, se non erro, quindi un pilota che ha riacquisito la forma con cui eravamo abituati a conoscerlo, la forma che gli ha permesso di vincere il campionato dell'anno precedente e che oggi potrebbe addirittura permettergli di portare a casa un'altra vittoria, che do la terza in questa stagione, se non vado errato, se non mi sono perso qualche altro risultato ottenuto nel corso di questa Master League. Ad ogni modo avrà anche le sue possibilità lo stesso Luigi Di Regge, che è ovviamente vicino a J-Sport, sotto al secondo nei confronti di J-Sport. Diamo questo riferimento anche perché il DRS è ancora abilitato, quindi Luigi potrebbe rimanere quanto più vicino possibile a J e portare a termine il sorpasso nell'immediato breve termine, in modo tale da poi da poter approfittare e affrontare con più leggerezza il proseguo della gara. Mentre bandiere gialle nel secondo settore, non viene segnato mai nessuno. C'è attivo intanto dalla chat per Fabio, ci sperano che la scelta sia ottima, il problema è che la pioggia è previsto che vada a peggiorare. Rimanesse così leggera finché è sulla traiettoria ideale, Fabio può almeno rimanere in pista, ma se peggiora è estremamente complicato. Sì, per lui sarebbe ovviamente quasi impossibile anche finire a punti qualora la situazione meteorologica peggiorasse. Il radar effettivamente non dà questo tipo di indicazioni, mentre seguiamo qui il duello che vede Luca Bignos-Dem e Marco Gano coinvolti, con Bignos che alla fine riesce a sorpassare lo stesso pilota McLaren, Marco Gano rimane a guardare, piccoli cambi di posizione, tutti lampeggiano praticamente, in questo caso lampeggiano ovviamente per la presenza della pioggia, quindi non solo perché la batteria potrebbe essere scarsi livelli, ma proprio per la presenza della pioggia il regolamento prevede l'accensione della luce posteriore proprio per evitare di essere assorbiti dalla nuvola d'acqua che viene sollevata dal passaggio delle vetture, che ricordiamo con queste vetture di nuova concezione, non solo nel gioco, ci riferiamo almeno nella realtà, è di intensità altamente maggiore, quindi la visibilità viene ulteriormente complicata. Rimane sempre lì vicino Luigi Di Regge, mentre mentre Fabio Surnem inizia ad andare leggermente più in sofferenza, ha perso qualcosa rispetto ai piloti lì davanti, lo vediamo in questi ultimi giri, infatti perde del terreno rispetto a J-Sport, quindi questo è un segno che la pista sta andando incontro ad un'involuzione rispetto a quanto l'abbiamo conosciuta nel corso di questi 44 giri. Sembrava ancora lì, infatti vi ho preparato in sua impressione il compare degli ultimi giri fatti registrare da Fabio e J-Sport, in particolar modo alla Roggia mi è apparso averne in trazione, però anche qui in uscita dalla parabolica si fa sotto, o sta dando fondo alle sue riserve energetiche oppure in trazione la rossa ancora riesce a tenere, ma purtroppo per lui si vede attaccato da Sciumi, forse anche da Pro Mauro, no Mauro non va, si vede attaccato da Sciumi, ovviamente questo è tempo perso, finisce anche fuori dalla traiettoria ideale, sullo sporco, soprattutto sull'umido, che a questa gomma fa malissimo ovviamente, quindi un peccato per Fabio, credo fosse rimasto davanti a Sciumi, poteva ancora averne a livello cronometrico per stare lì, adesso si troverà anche una vettura davanti a lui per dover frenare in anticipo, immagino si vada a peggiorare molto in questo frangente la situazione per Fabio Surnem. Mentre Giovi davanti non si è fermato, il distacco lo vediamo è sceso vertiginosamente rispetto a J-Sport, a questo punto per lui credo non abbia neanche senso rientrare ai box, credo che tenterà di andare fino in fondo con questo tipo di gomme sperando di non incappare in un peggioramento repentino della pista, è previsto, bisogna vedere quanto impatterà questo cambiamento delle condizioni climatiche sulle prestazioni, ovviamente per Giovi spera che questo sia ovviamente quasi irrilevante in modo tale da riuscire a conservare questo gap che si è confezionato non effettuando la sosta. O prova sia ad andare fino alla fine, ma può anche sperare che arrivi essenzialmente il temporale, il devasto, l'acquazzone di tutto sul tracciato di Monza, in modo da obbligare tutti ad andare sulla full wet e lui passare direttamente da slick a full wet e salvare così una sosta. Potrebbe essere un'alternativa effettivamente molto molto efficace, che andrebbe a premiare l'audacia di Giovi nel rimanere fuori quando le situazioni stavano cambiando e quando tutti il resto della griglia praticamente era entrato in box, mentre ci risiamo con Fabio Surnem che cerca ancora una volta di gestire la pratica Sciumi Legend, sembra esserci riuscito anche in questo istante, mentre davanti Luigi Di Regge e J-Sport diventano sempre più lontani
e sono sempre comunque abbastanza vicini i due, riescono a esprimersi su dei tempi abbastanza simili, riescono a livellare più o meno quello che è il ritmo gara. Non credo che Legend ne abbia di più rispetto a G-Sport, anche perché rimane abbastanza lontano. La situazione si delineerà con maggior precisione nei prossimi giri, in cui entreremo nella zona calda del Gran Premio, nelle ultime tornate in cui le chance di vittoria verranno sicuramente sfruttate da parte di Legend, se dimostrerà di poter matchare, di poter rispondere al ritmo espresso da G-Sport. Ma visti gli ultimi evoluzioni, gli ultimi dati che vengono fuori dal Delta, sembra che di legge sia molto in difficoltà. Per un attimo era salito intorno a un secondo e due di ritardo rispetto al pilota in seconda posizione. Beh sì, Luigi è un po' idrofobico, meno rispetto agli anni passati. Io ricordo una Master del 2019 dove in Austria sul bagnato perse 5, 3, 4, 5 posizioni, insomma finì fuori dal podio, poi tornò a splendere il sole e risalì tutte quante le posizioni fino al podio. Se non vado errato era l'anno di un bellissimo sorpasso tra l'altro all'esterno di curva 6 e 7, e non so come faccio ancora a tenere la gomma di Fabio. Forse si sta salvando perché la gomma è in temperatura, ma è davvero particolare la situazione. Il DRS mi è apparso disabilitato e quindi insomma, anche il gioco è d'accordo, ondeggia al posteriore dell'Alfa Romeo Sauber di Fabio il Surname, ultimo anno in cui possiamo chiamarlo in questo modo. L'anno prossimo sarà lunga. Sì, sarà veramente molto lunga, direi il nome completo della Sauber, anche perché ho visto che ci sono stati dei richiami, dei Svizzera, problemi, sì, esatto. Fake, non è riconosciuto nel... anche, e la Sauber è Svizzera, non è insomma. Sì, beh, poteva essere citata meglio, va bene, meno male che questo non viene associato al nome Alfa Romeo, quindi possiamo essere meno soddisfatti per quanto riguarda questa piccola notizia. Mentre Z Pro Mauro prova l'attacco nei confronti di Fabio il Surname, all'esterno addirittura in arrivo alla Ascari, sembra che poi abbia... si girano quasi qui, è costretto ad andare lungo qui Z Pro Mauro a percorrere una traiettoria ben lontana da quella ideale per evitare di finire fuori pista. Si è andati al contatto insieme a Fabio il Surname, si è intraversata anche pericolosamente la monoposto di Z Pro Mauro, che poi con una manovra incredibile è riuscito a ripristinare quello che era il corretto senso di marcia da parte della vettura e a proseguire rimanendo all'interno della carreggiata. Per lui poco male, ha perso una posizione a vantaggio di Ivano Juve, rimane comunque sempre lì in zona, potrebbe approfittarne negli attimi immediatamente successivi. Adesso Manuel cerca anche di sorpassare Fabio Surname, che gradualmente, come dicevi, sta iniziando a soffrire questa gomma soft, che nonostante permetta di mantenere le temperature sicuramente più elevate e avere una finestra di utilizzo un po' più ampia rispetto a gomme medie e gomme hard, in queste condizioni si rivela essere ovviamente inadatta rispetto alle intermedie. Infatti anche Z Pro Mauro non ce l'aveva fatta prima alla Ascari, ce la fa adesso alla Biassono e riesce a passare. Sì, manovra ottimistica alla Ascari, si è rischiato di fare tanti danni, è andata bene, dai, insomma, in un modo o nell'altro sono riusciti a salvarsi, sebbene ne sono usciti con dei danni al fondo sia Schumi che Manuel in quel frangente, quindi vedremo se ci sarà qualcosa nel post gara. 5-6 tra Giovi e G-Sport, da completare 6 giri e mezzo all'incirca ancora, quindi un po' alla volta stanno arrivando. Giovi, se riesce a rimanere così, può ancora, almeno a livello cronometrico ovviamente, difendersi in pista, ma gira 2 secondi e mezzo più lento nell'ultima tornata rispetto a G-Sport, e quindi Jay dovrebbe arrivare, può giocarsela magari con Schumi per difendere il podio. E soprattutto abbiamo avuto anche conferma da parte della classifica che è comparsa a destra dello schermo, che G-Sport, se dovesse concludersi così la gara, salirebbe in testa alla classifica del mondiale di un solo punto nei confronti di Fabio Surname, 162 lunghezze contro le 161 del pilota Alfa Romeo, che viene sorpassato in questo istante anche da SDEM, e che quindi subiamo ancora una volta una variazione in quelli che sono i punteggi della classifica, che poi andrà presa in considerazione forse nel momento dell'esposizione della bandiera scacchi, perché in questa circostanza all'interno della gara vediamo costantemente variare i vari equilibri in campo. Ad ogni modo, se si dovesse concludere così, sia G-Sport che Legge credo sorpasserebbero a questo punto Fabio e Surname. Ci sarebbe una rivoluzione totale ai vertici di quella che è la classifica di apertura al round 12 con quella di chiusura, quindi veramente un Gran Premio d'Italia che ha regalato tante emozioni e sicuramente ha regalato anche una ulteriore accensione di questo che campionato, che era partito un po' in sordina e che invece adesso sta regalando tutto il suo spettacolo. Forse l'unica nota amara, l'unica pecca
che non ci permette di godere appieno questa gara è l'esclusione di Drago Lievitato, che purtroppo rimane troppo indietro in classifica per quelle che sono state le sue potenzialità, per quelle che sono state le sue prodezze mostrate in questo campionato. Sono ovviamente complici, oltre al ritiro della data odierna, anche quelle due assenze fatte durante l'anno, che ovviamente non gli hanno permesso di rimanere in scia, per così dire, ai suoi rivali. Sì, ma tanto ringraziamo la direzione gara per essersi ricordata di premere sul pulsante per disabilitare il DRS. Ondeggia la parabolica al posteriore di Manuel Juve, e credo che da ora allora per Giovi si vada a complicare ancora di più il poter salvare questo podio, poiché sta arrivando Jay Sport insieme a Di Lecce, si è avvicinato anche Schumi alla coppia Jay Di Lecce, che insomma ne stanno approfittando di questo Arachiri per Fabio Surname, che traversone staccata qui per Zeta Pro Mauro. È stato davvero un gran peccato per Fabio. A questo punto non credo sia stata voluta la scelta di montare la gomma soft. Ha provato finché la gomma tenuta, adesso in trazione comincia a faticare e si vede riattaccato anche dalla Chicesca. È arrivato J-Sport su Giovi, che non può far quasi nulla essenzialmente in trazione in queste condizioni. E infatti J-Sport lo sorpassa addirittura prima di arrivare alla Lesmo 1. Si prende l'interno, mentre Di Lecce non riesce ad approfittarne, probabilmente effettuerà il sorpasso in arrivo alla Lesmo 2. Infatti così è già affiancato in uscita dalla prima di Lesmo, si rimette subito dietro a J-Sport, e quindi sono ancora una volta primo e secondo il pilota Alpine e il pilota Ferrari, che si giocheranno fino all'ultimo la vittoria in questa gara, quando mancano 5 giri, o meglio 4 giri e mezzo al termine e all'esposizione della bandiera scacchi del 12° round della Master League 2023-2024. Passa anche Schumi Legend, Giovi, Manuel Juve, passano un po' tutti nei confronti, anzi no, pardon, Giovi viene sorpassato anche dal compagno di squadra, rimane in quarta posizione, ma si fa veramente per lui adesso evitare di essere assorbito da tutto il resto del gruppo. Ci aspettiamo che poi anche Manuel Juve riesca a sorpassarlo, anche se adesso sono 2 secondi e 3 il ritardo del pilota Mercedes rispetto a Giovi, mentre Zeta Pro Mauro sempre molto agguerrito alle spalle di Manuel. E qui lungo di Fabio, che rischio per Fabio. Tanto vale fermarsi per almeno chiudere la gara. Sì, Drago è arrivato, le dichiarazioni dal ring, problemi tra virgolette di Corazon con la connessione, però vedendo Fabio, vedendo da dove sono partiti Jay e Di Lecce, per il campionato è ovviamente estremamente complicato, per le vittorie di tappa, insomma, altre 5 gare credo per potersi divertire ci sono ampiamente le possibilità, quindi amaramente il gioco è stato, è veramente crudele questo discorso della, credo sia simile a Gallians in Olanda, con queste difficoltà, sebbene Drago non avesse danni al fondo, è da capire, ma possiamo anche farci poco. E intanto Di Lecce molto vicino a J-Sport, si è avvicinato a vista nell'ultima tornata nei confronti del ormai leader del Gran Premio, mentre vediamo un ennesimo scontro qui tra Manuel Juve e Giovi che purtroppo non può nulla ormai nel difendersi con un pilota che monta la gomma intermedia. Come dicevamo, un Di Lecce che forse è tornato ad esprimersi su di un ritmo più competitivo, che mette alle strette anche J-Sport. Fino ad ora non è arrivato nessuno squiro, nessun vero e proprio tentativo di attacco. Nel frattempo a Slam passa anche lui Giovi, che si accinge ad essere anche sorpassato dall'altra Alpine presente in pista, quella di Zeta Pro Mauro. E spostandoci dalle prime posizioni un po' più indietro, vorrei far notare anche quella che è stata la rimonta, per così dire, di Luca Flaminio, che dopo quell'errore alla Lesmo 2, dove era finito in testa coda, adesso sfruttando ovviamente anche quello che è stato l'effetto panico scatenato dalla pioggia, dal cambiamento delle condizioni climatiche, è riuscito a guadagnare qualche posizione portandosi all'interno delle prime 10 e quindi potenzialmente concludendo anche appunto il Gran Premio. Complice ovviamente anche i tiri di Drago Lievitato, Alessio Fiorino e la sosta poi ritardata da parte di Fabio Surname per un errore poi tecnico nella selezione delle gomme. Quindi 3 posizioni sono state guadagnate per via di defezioni o errori vari da parte dei rivali, però Flaminio è riuscito a rientrare all'interno delle prime 10 posizioni e dunque a riuscire ad accumulare qualche punto. Sì, in ciò l'ho aiutato Bigno, che ha fatto un'ulteriore sosta per mettere un'altra gomma intermedia 4 giri fa, quindi Bigno il primo, sempre è stato il primo anche ad andare su intermedia, quindi può starci che l'ha bruciata in quel frangente e può chiudere questo secondo e mezzo per poi approfittare dei 3 secondi di penalità di Flaminio per entrare in zona podium, mentre che si sono ricongiunti addirittura i primi 3, non solo Di Lecce ma adesso anche Schumi su Jay. Non so se Jay si sta aggiocato in questi ultimi giri per ricaricare l'ERS e anche, diciamo, far rientrare Schumi in modo da non permettere a Luigi di guardare solo avanti, ma anche un occhio negli specchietti.
E adesso entriamo nella zona caldissima di questo Gran Premio, penultimo giro che sta per essere inaugurato da parte della PNDG Sport, già due volte vincitore in questa Master League 2023-2024, ancora secco di legge che, come dicevamo, aveva l'opportunità qui sul circuito di casa di riuscire a togliere questo digiuno, di riuscire a tornare a salire sul gradino più alto del podio dopo che per un anno era stato abituato a contendersi le vittorie insieme a G-Sport. Si fa vedere qui timidamente all'esterno, in arrivo curva 1, si difende G-Sport, non grandi complicazioni in questa manovra di difesa per il lead di questa gara. Avrà ancora un paio di colpi a disposizione di legge prima dell'esposizione della bandiera scacchi. Giovi in curva 1, sì, è quasi impossibile stare in pista Canseto Rift. Si rimette nella giusta direzione di marcia, è ancora a punti Giovi, potrebbe ancora potenzialmente concludere a punti dietro di sé a Flaminio che sta arrivando gradualmente, vediamo poi se riuscirà a prendere la posizione proprio ai danni del pilota dell'AS, mentre rimangono ancora molto vicini i primi tre con G-Sport di Legge e Xiaomi Legend racchiusi in un fazzoletto, tutti e tre al di sotto del secondo, mentre entriamo nella seconda fase del 52esimo giro. Sono poche le opportunità che adesso avranno di Legge e Xiaomi alla propria disposizione. Quella più nitida ovviamente consiste nel rettilineo principale, nella variante del rettifilo che andrà a consistere nel giro numero 53, l'ultimo giro previsto appunto dal regolamento della federazione per il Gran Premio di Monza. Si involano adesso verso il rettilineo che congiunge la Scala e l'Arboreto per poi contendersi tutto in un ultimo giro di fuoco in quei 5700 metri che vanno a contornare il giro, la lunghezza del giro qui sul circuito di Monza. Il primo pilota ad iniziare il 53esimo giro è G-Sport, si porta a zainetto, come dicevamo, lo stesso di Legge e Xiaomi Legend, che sembra essersi un po' più attardato in questa ultima fase del 52esimo giro. Inizia l'ultima tornata con Legge che può approfittare di tutta la scia, si difende ancora una volta G-Sport portandosi all'interno. Legge sembra essere davanti prima di arrivare in staccata, si riporta dietro in scia G-Sport che dunque non può fare nulla. Vediamo se cercherà di staccare ancora più profondo, di concedere lo spazio di Legge che però riesce a difendersi. Sarà tutta una questione di trazione qui in uscita dalla variante del rettifilo. Sembra essere uscito in maniera efficace di Legge, sembra essere uscito in maniera altrettanto efficace anche G-Sport che però può sfruttare la scia. In arrivo alla Roggia sembra essere ancora un po' più distante, vedremo se di Legge tenterà di difendersi comunque in maniera preventiva. Per ora occupa la porzione più a destra della carreggiata, è ancora così. In arrivo alla Roggia G-Sport si avvicina tanto in frenata ma non riesce a trovare il varco necessario per prendersi quella prima posizione che gli era appartenuta fino a quel momento, anzi sembra avere anche qualche piccolo problema di pattinamento dei pneumatici in uscita alla Roggia, mentre lì dietro vediamo che Sdem è ancora alle prese con Romano Juve. A sua volta anche Z Promobile è rimasto molto vicino al gruppo che va a contendersi la quarta posizione. Lì davanti G-Sport ha ancora perso terreno nei confronti di Legge che allora sembra essere involato verso una fuga solitaria, verso quella che sarebbe una prima clamorosa vittoria in questa Master League 2023-2024, una vittoria che mancava dalla stagione dell'anno scorso, una vittoria che si concluse praticamente in quelle che erano le battute finali del round della Master League andato in scena la stagione precedente. Ma di Legge è solamente a una curva di distanza da quello che sarebbe un primo successo stagionale che non solo gli garantirebbe la prima posizione in quella che è la classifica generale, ma che di sicuro andrebbe a rinfornire di morale quella che è una stagione che per lui forse non è stata fortunatissima. G-Sport invece deve guardarsi dietro dalle insidie di Xiaomi Legend che però sembra essere abbastanza lontano, e allora può tirare un fiato di sospiro, un respiro profondissimo Luigi Legge, che si riprende la vittoria qui in Master League. G-Sport arriva dietro di sé a un secondo e due, accompagnato poi sul podio da Xiaomi Legend che ha dovuto combattere tutta la gara con un danno al fondo che ovviamente ne ha condizionato le prestazioni. Arrivano poi a ruota Manuel Juve, Stem, Z Pro Mauro, Cesco che alla fine riesce nel suo intento di concludere nei primi dieci, Marco Gano in ottava posizione, nono Flaminio dopo una rimonta straordinaria, decima posizione sarà poi nelle mani di Luca Bigno. Giovi purtroppo beffato proprio all'ultimo giro da Luca Bigno, riesce ad essere escluso dai primi dieci e termina in undicesima posizione dopo una strategia alternativa che avrebbe anche potuto pagare, avrebbe potuto dare i propri risultati, i propri frutti, ma per sfortuna, per sua sfortuna, Giovi non è riuscito ad approfittare al meglio per via di questi cambiamenti climatici troppo troppo importanti. Fabio Sornem conclude anche lui in dodicesima posizione, ultimo pilota a dover transitare sulla griglia è proprio Cartista, che attendiamo per andare a riscuotere la sua quattordicesima piazza. Ma quella di oggi è stata veramente una gran gara. Di solito di Legge, come tu dicevi, è un po' idrofobico, un po' di paura, un po' di avversione verso questo tipo di condizioni, invece oggi ha dimostrato di poter reggere il confronto nei confronti di G-Sport, che non so se si sia fatto sorprendere, se gli sia mancata un po' più di confidenza, ma quello che importa è adesso che di Legge si è ripreso la vetta della classifica e sicuramente non la cederà troppo facilmente. Per un momento lo davo addirittura spacciata quasi la vittoria, visto quanto è stato a suo agio in frenata in questi ultimi giri sul bagnato. Lo abbiamo visto veramente confident, anche con una visuale dall'alto aerea che ci ha permesso di apprezzare le traiettorie
Jay leggermente ballerino in inserimento, anche all'ultimo giro è staccato a curva 1, non lo ha aiutato, è entrato totalmente di traverso. Schumi quasi si è chiamato fuori da questo duello, visto lo spauracchio, credo, di avere l'Alpine totalmente a bandiera in curva 1. Luigi invece è sempre preciso sotto questo punto di vista, quindi davvero a posto a livello di setup anche in queste condizioni. Ennesima gara gestita nel migliore dei modi nel primo stint, il classico, la classica bellissima gara gestita da targata Luigi di Legge, così come in l'ultima gara che ha corso la Master League all'Hockenheimring sul F1 2021 2020, e anche in quel frangente 12 piloti in corsa per la vittoria, ne uscì vincitore Luigi dopo una costante selezione per una sessantina di giri. Tra l'altro, quello che è incredibile è che la vittoria qui a Monza non era mai arrivata fuori dalla top 10. Luigi è partito tredicesimo, Sì, G-Sport per tuo settimo, quindi veramente una gara anomala quella che abbiamo visto oggi. Una gara anomala che riapre clamorosamente il campionato, effettuando un cambio di guardia al vertice e soprattutto offrendo un altro vincitore in questa lunghissima stagione della Master League. Sono sei i piloti ad essere saliti sul gradino più alto nel podio. Ovviamente, risultati della gara da confermare, permettendo, ovviamente, c'è tutta una diatriba da andare a effettuare con la direzione gara, ma non credo che Di Legge sia coinvolto in particolari dinamiche, quindi può ritenersi esonerato da questo tipo di dinamiche e godersi la vittoria. Noi ci vediamo tra poco, Raffa, per raccogliere le dichiarazioni post gara da parte dei primi tre. Sì, rieccoci. Breve attimo di pubblicità, l'avevo mandata in anticipo e torniamo poi con l'intervista dei primi tre classificati. Ci sono, arrivo, eccoci qua. Ciao Don Roberto. E allora, state bene? Oggi vi faccio spendere qualche cosa. Ci vuole un qualcosa di forte, bene. Questa è una proposta gioco. State ben attenti. Un prodotto unico. È bello, lo senti? Ti dà i brividi, ti dà gioia. Questo prodotto è una maglietta a cotone 100%, vale 19, 29, 30, 20 euro. È resistente negli anni. Lo vediamo meglio, eccolo qua. Fermati, Aldo. Soffermati su questa. Costa comunque più spesso, lo mettete senza maglione, eccetera, vi veste, fa abbigliamento. Praticamente fa da cosa pesante, anti-invernale. La mettete col jeans, il pantalone elegante. Bene. Ce n'è una, vieni, Aldo, seguimi. Abbiamo la grigia, tinturita. La vinaccia e quella bianca, bene? Quando vi siederete direte: no, Babbo, non è possibile, no, Babbo! E invece sì, respira questa, è chiaro? Un prodotto ambito da tutti, a volte introvabile. Ve lo consiglio con cuore, con sudore e con gioia. E riscattando un bevete, lo allungo a tutti quanti, sia al buon M che ai primi tre classificati, che cominciamo questo post gara, allunghiamo un bicchiere d'acqua, quindi a tutti i piloti connessi, anche ai ragazzi dalla chat, ce n'è voluto per seguire, anche perché ho visto che in diversi stavano cucinando come ingegneri, quindi è stato bello seguirvi anche dalla chat, è stato molto divertente come GP. Noi lasciamo spazio finalmente, no, alle voci dei piloti, noi vi abbiamo rotto abbastanza le scatole, credo, io ed Emme, quindi cominciamo dal buon Luigi per questo capolavoro targato Luigi di Legge in una serata, certo, partita storta con la qualifica. Abbiamo tolto sto 13 dal numero di vittorie totali, che era proprio un brutto numero. E, sì, qualifica è andata malissimo perché mi sono lanciato, ma c'avevo praticamente Fabio davanti e alla prima variante c'avevo il fumo, quindi praticamente non ho visto nulla. Ho concluso il giro guadagnando qualcosa. Avevo perso 2 decimi al primo settore, quindi era un probabile 18-8 che mi avrebbe permesso di partire intorno alla quinta sesta posizione, però. Partendo tredicesimo, poi ti svelo un segreto, io ero convintissimo che sarebbe andata malissimo la gara. E poi chiedi a Matteo perché sbraitavo nel warm-up, perché ero convinto che praticamente con tutti davanti io non avrei potuto fare nulla. E invece poi loro mi hanno tenuto tranquillo e passo passo, soprattutto dopo il caos iniziale, mi sono ritrovato prima sesto, poi quarto, poi comunque nel gruppo di testa. E la vittoria principalmente è di Matteo e Gallians, perché mi hanno chiamato loro il giro di rientro. Io mi sono fidato ciecamente perché pensavo di non aver più nulla da perdere, quindi l'ho provata così. Invece ci hanno visto lunghissimo perché non solo sono uscito praticamente di terra J, ma poi avendo gestito tutta la gara mi sono successo diverso che ho potuto utilizzare gli ultimi giri. E io ero convintissimo che Jacopo ne avesse ancora di più diverso, quindi
stato vicino per più che altro salvaguardare la posizione su Schumi. Poi alla fine, gli ultimi due giri, ho visto che comunque io mi avvicinavo, ho detto vabbè, ci provo, vediamo che succede. È andata bene, anzi, diciamo che stavo a fare mezzo appiccico alla roggia, perché vado per frenare forte e la macchina blocca il ponte posteriore, quindi l'ho salvata proprio in extremis. E niente, ecco, chiedo scusa a Jacopo se gli ho fatto prendere mezzo infarto lì. E niente, sono contentissimo perché è la prima vittoria in stagione. Non vincevo da Ungheria dall'anno scorso, quindi praticamente è passato un anno. E con la vittoria mi prendo anche la testa della classifica mondiale, che era una cosa che io proprio non mi sarei mai aspettato, a dirla sinceramente. Però adesso arriva il difficile, perché adesso poi siamo in condizioni dove il braccino, diciamo, che è un'arma a doppio taglio, perché se da un lato ti consente di gestire un pochino, poi per la troppa tensione rischi di fare errori stupidi. Quindi spero di correre regolarmente libera, vediamo come va. Io comunque dopo stasera sono contento, insomma, la mia stagione è completata, aspiravo a una vittoria, ci sono arrivato e va bene così. Molto bene, grazie Luigi. Veniamo allora al secondo posto con Jay Sport. Jay, a te anche per il racconto della serata, se ci puoi aggiungere anche più o meno giro 20, quando hai passato Stem e Giovi, se è stato calcolato passarli in quel momento, tirare per raccogliere, diciamo, quegli ultimi decimi che ti separavano dai premi, oppure hai semplicemente sfruttato l'occasione in quel frangente? Ma allora, la giornata è stata particolare, nel senso che tutto è partito da una discreta qualifica, onestamente. Un po' mi rendeva partire settimo, perché per meno di un decimo potevo fare la seconda fila, ero lì. È stato un peccato che non ho fatto benissimo l'Ascari, ho perso qualcosa lì. Poi non ho capito cosa è successo. Io, da come ho visto, le due asse si sono prese, sono stato coinvolto in un tamponamento a catena, e onestamente pensavo che la mia gara era finita, perché avevamo tutti il passo simile, rimontare da laggiù in fondo. Ero molto arrabbiato, perché seconda curva, sapendo com'è la pista e tutto, ma un po' mi dava fastidio il fatto di essere stato coinvolto così in quell'incidente. Fatto sta che ho messo la media, però non ho voluto spingere subito, non avevo quella sensazione. Io ho visto davanti tutti che esprimeva nell'erse, non aveva secondo me senso. Ho visto che un po' si battagliavano, allora io piano piano ho cercato di passarli quando potevo farlo. E dopo lì al giro 20 non è stato un caso, nel senso che io sapevo che facevamo con un po' di tiro e molla si poteva andarli a prendere. Perché davanti non stavano girando forte. Il problema è che però secondo me lo si faceva in modo sbagliato, cioè nessuno voleva prendersi il rischio di tirare l'ERS. Allora a quel punto, quando io ho passato Giovi, l'unico mio pensiero è detto: questi alla chicane rallentano un sacco, prendono 5-6 decimi, tiro l'ERS sul rettilineo per non perdere niente e recupero i decimi in staccata, così prendo il DRS, e così l'ho fatto. Non mi aspettavo la pioggia che arrivasse così tardi. Ho fatto un mezzo miracolo con la gomma media, perché mi sono fermato al giro 40 col 70% d'usura, e nonostante tutto vedevo che passavo le persone, quindi ne avevo, solo che ovviamente la gomma avevo paura che esplodesse. Fortunatamente la chiamata è stata giusta, la scelta è stata giusta, la sfortuna ha voluto che ci sono state 50.000 giri di DRS senza senso sotto l'acqua. E purtroppo diciamo che ho pagato dazio, perché io, cercando di scappare via, ho spremuto l'ERS. Quando poi il DRS era scomparso, io però non avevo più ERS, era come se giocavamo tipo sempre a 20-90 20-90 20-90, e magari nella prima parte tenevo, ma quegli ultimi centimetri non avevo più. E infatti all'ultimo giro Luigi giustamente ci ha provato all'esterno, io ho tirato fortissimo curva 1, l'ho fatta tutta di traverso, non ho idea di come ho fatto a non prenderlo, a non prendermi, a non prendere nulla. Alla roggia lui l'ha fatto tutta di traverso, ma purtroppo ho frenato pure io forte, quindi mi sono spaventato, mi sono intraversato pure io. E però c'è, cioè, un secondo posto per come si è messo oro. E sono contento, perché comunque diciamo non sono a meno 11 ma sono a meno 7,
e adesso, adesso viene il bello. E sono comunque è una fase di stagione dove sono molto confidente, perché a parte Spa, che per quel contatto dove sentivo che comunque potevo fare una buona gara, Ungheria l'ho vinta, Olanda l'ho vinta, qua sono arrivato secondo, le strategie ho avuto, cioè è un periodo buono, mi sento forte, anche con il setup vedo che quando ho qualche idea subito comunque che vedo la risposta dei miei avversari e questo mi fa sorridere, quindi sono contento, mi sento forte, speriamo che continui questa cosa. Ed anche il commento della Pro ti fa vedere quali strategie non fare. Tra 18 anche piloti la canniamo tutti, quindi. Vabbè. Grazie, Jay. Veniamo allora al terzo posto, il buon Shumi, che abbiamo anche avuto modo di apprezzarlo. Certo, il primo giro non avevamo le telecamere su di voi, su te e Luca, per vedere le reazioni, però poi abbiamo potuto apprezzarti live. Ti domandavano come fai a guidare così vicino al volante, con i gomiti. Devono essere me, lo domandano penso da 5-6 anni. Purtroppo è l'unico modo che ho per giocare, perché questa è la scrivania, quindi non mi trovo a stare qua giù, devo stare più vicino possibile allo schermo, ma comunque sono abituato così, quindi penso che con una postazione diciamo buona non è che toglierei un secondo dai miei tempi. Forse in gara potrei ogni tanto magari non fare delle curve a una mano, però mi sono abituato. Che dire, purtroppo questo non è l'anno mio. Lo vedo anche da queste gare dove purtroppo faccio la mia miglior qualifica dell'anno, non come giro perché potevo migliorarlo, però come posizione. Terzo penso sia la mia miglior posizione di partenza quest'anno. E purtroppo al primo giro mi ha colpito proprio il mio compagno di squadra, che è arrivato lungo. E capita come capitò a me a Spa su di lui stesso. Ovviamente lì lui non mi fece la disputa, io non gliela farò adesso, però chiaramente lì la gara è cambiata per tutti. E soprattutto per me, perché mi sono ritrovato praticamente con un danno al diffusore, e chiaramente ero anche dietro con la hard con cui avevo diciamo sbinato, quindi loro avevano la media, parlo di lui, Simone, Bigno, perciò mi sono dovuto soltanto accodare, farli passare tutti e seguirli col DRS. E poi lì la mia gara praticamente se copiavo gli altri era finita, non sarebbe cambiato nulla, anche perché il danno mi faceva perdere qualcosa, ma più che forse era anche più una questione mentale, però non riuscivo a guidare bene. Allora mi sono diciamo inventato di mettere la media prima di tutti gli altri, perché secondo me la pioggia, ho detto secondo me si può fare uno stint intero di media, e chi resta in pista lo andiamo a riprendere perché la pioggia tarda. E poi ho visto che mi hanno seguito anche Simone e Giovi e li abbiamo ripresi, e una volta che li abbiamo ripresi diciamo io mi sono stato tutto il tempo dietro loro due, e poi quando abbiamo ripreso il gruppo davanti ho cominciato a passarli uno alla volta, diciamo fregandomene anche se potevo arrivare lungo, se potevo girarmi, perché a quel punto non mi importava più di niente, volevo soltanto provare a fare qualcosa di diverso. E forse se la pioggia arrivava un giretto dopo, uno o due giri dopo, sarebbe stato jackpot per... Però il giro perfetto per la pioggia forse era quello precedente a quello in cui mi sono fermato io. E quindi poi la mi sono ritrovato, diciamo, tipo quarto, con Giovi che si doveva ancora fermare, e c'avevo Fabio, che invece aveva la soft. Non capisco perché abbia messo la soft, comunque penso stia un po' buttando il campionato. E che mi dava battaglia perché c'era ancora il DRS, quindi poi ho perso ancora altro tempo. E quando effettivamente mi sono liberato di lui... ho recuperato tre secondi e mezzo sui primi due. Non so perché ne avevo così tanto in più, in realtà non ne ho idea, non so se era per quel giro in più, cioè in meno sulla gomma, però ho visto che in 5, 6, 7 giri li ho ripresi, e l'unica chance l'ho avuta all'ultimo giro, però quando Jacopo a curva 1 ha resistito su di legge e si è un po' intraversato, io distinto mi sono diciamo un po' scansato, però era stato anche inutile perché pensavo si girasse invece che arrivasse in pista, quindi l'ho perso tempo. Ci ho riprovato alla Scari
Niente da fare, ho chiuso terzo, quindi sperando che sia un post gara tranquillo stavolta torno a podio e niente, troppo un podio amaro perché in chiave mondiale non serve a niente, perciò mi posso dare fiducia riguardo il mio livello generale. Va bene, grazie mille Shumi. Hai qualche dubbio che vuoi toglierti con i primi tre classificati? No, realmente no, solo una piccola curiosità: partiva tredicesimo Luigi Di Legge, aveva 13 vittorie in carriera qui da Master, e oggi partendo tredicesimo ne ha sbloccata un'altra, quattordicesimo, quindi era tutto allineato perché vincessi tu, insomma, mancava la vettura dell'anno scorso, la Ferrari in Italia, il numero 13, alla fine tutto si è allineato, si è riuscito a sbloccare questa vittoria che secondo me darà anche morale, metterà un po' di pepe in quello che sono le ultime gare di questo campionato, soprattutto considerando il fatto che se la direzione gara non dovesse cambiare l'ordine d'arrivo, tu saresti il nuovo leader della classifica generale e Jay dovrebbe essere secondo, quindi siete nel giro di 2-3 punti, forse Jay è solamente un punto dietro di te, quindi no, eravamo pari e adesso lui è 7 punti avanti, ok, quindi mi sono perso aggiornamento. Comunque siete sempre lì vicini, anche l'anno scorso andando un po' così, quindi sicuramente un campionato tutto da seguire adesso, ancora più di prima. Ma sì, cioè questa gara è cambiato tutto, si è stravolto il mondo fondamentalmente, si sono allineati gli astri, tutte queste coincidenze insieme, insomma, sono un po' come dire, un po' anomale. Che dire, c'era chi ci dava degli scarsi sia a me che a Jacopo, evidentemente adesso a guardare la classifica cambieranno idea, lo spero, insomma, non credo. Vabbè, io lo spero per loro, però detto ciò, insomma, io il mio obiettivo l'ho raggiunto, non puntavo a vincere il mondiale, non lo faccio tuttora, sebbene adesso insomma la classifica dica al contrario, ma tenderei a non cambiare approccio perché sarebbe sbagliato, visto che comunque ho l'esperienza dell'anno scorso che usando, insomma, gestendo il vantaggio l'ho sperperato tutto, quindi attuerò probabilmente una strategia differente stavolta, non è detto che paghi, ma mi voglio anche divertire, quindi vediamo se funziona e niente, no, sono contento per la vittoria. La dedico, come detto prima, sia a Marco, a Galli, sia a Matteo, perché stiamo facendo un lavoro straordinario. Ogni settimana è sempre un piacere, insomma, sentirli, quindi la dedico a loro. E adesso sotto con le prossime, il rush finale sarà tosto perché Singapore, poi Suzuka, lo sai, il Brasile, infine Abu Dhabi, insomma, sono pesanti, sono gare abbastanza anche tecniche sotto alcuni punti di vista, quindi ci sarà da lavorare anche lì. Molto bene, grazie mille ragazzi, allora che siamo in conclusione, grazie Luigi e buonanotte. Buonanotte ragazzi. Grazie Jay e buonanotte. Buonanotte. Grazie Shumi, buonanotte. Buonanotte, alla prossima. Ovviamente ringrazio anche M per l'aiuto al commento di questa serata, buonanotte Matteo. Buonanotte. E ovviamente tutti quanti i ragazzi, così come Jay Sport, ma anche tutti gli altri che in settimana ci hanno aiutato con l'organizzazione delle live, dei campionati, insomma tutti i vari gruppi di lavoro che ci hanno permesso di portare a casa anche questa settimana alcuni campionati fit sul tracciato di Monza. Settimana di pausa, ricominceremo poi con la Premier League in quel di Singapore, insomma abbiamo concluso con le gare nel vecchio continente in Europa, adesso ci spostiamo nell'Asia per anche la prima volta del Qatar, quindi c'è ancora tanto da vivere, ultimi 5 GP stagionali per essenzialmente decidere ancora tutti e quattro i campionati, sebbene questa tournée finale europea ha permesso alcuni ribaltoni ma anche alcuni allunghi da parte dei piloti e anche in prime invece delle riconferme di vecchie glorie, insomma piloti che già nella prima parte di campionato avevano allungato, insomma è stata ancora una volta una settimana fondamentale per quello che riguarda le quattro categorie targate Formula Italia Team. Per quanto ci riguarda, noi dove vederci in questa settimana di pausa? Ovviamente sui social, visto che dalla chat c'è materiale per tanti memini, quindi ci possiamo divertire un po' e passare il tempo, attendere i risultati ufficiali che poi potrete trovare sul sito www.formulaitaliateam.com. Anche da parte mia, Raffaele Dalli, per voi Rosci è tutto, grazie di nuovo a tutti e buonanotte.